Ok, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo seminario online dedicato alle successioni. Io mi presento per quelli che non erano collegati fino a questo momento. Sono Geometra Gianni Rossi e sono il responsabile dei corsi online, come vedete qui, del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, che è il collegio che organizza questi corsi sul sito corsigeometri.it. Allora, io oggi ho soltanto il ruolo di presentazione di questo seminario e quindi prima di tutto presento la docente che è l'avvocato Francesca Micheli del Foro di La Spezia. Francesca, se vuoi salutare. Buongiorno a tutti, Sali. Perfetto. E l'avvocato Francesca Micheli è ovviamente un'esperta in materia di successioni, ha già tenuto diversi corsi su questa materia. E quindi oggi sarà la docente di questo seminario e poi sarà invece la docente anche del corso vero e proprio che partirà il 26 ottobre, se non vado errato, giusto, Gregorio? Sì, è vero. Ecco, allora presento anche il collega Gregorio Costa che è nella stanza qui a fianco alla mia. Gregorio si occupa dell'assistenza tecnica e quindi del supporto tecnico ai corsisti che seguono i nostri corsi del sito corsigeometri.it. Gregorio, se vuoi salutare anche tu. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Perfetto, adesso io cercherò di rubarvi soltanto pochi minuti perché poi è giusto lasciare spazio invece al seminario. Volevo specialmente dirvi che noi come Collegio di Padova abbiamo voluto organizzare questo seminario su questo tema delle successioni proprio perché abbiamo avuto tante richieste su questa materia, perché come saprete e come poi vi dirà l'avvocato Micheli, è una materia che ha subito e sta subendo delle innovazioni a livello normativo, e quindi vedete qui si parla del nuovo modello unico di dichiarazione e quindi lì abbiamo avuto molte richieste e abbiamo pensato di organizzare il corso sulle successioni. Il corso però non è questo di oggi, ovviamente, è quello che dicevamo appena adesso parte il 26 di ottobre e si suddivide in 6 lezioni da 2 ore a cadenza settimanale ogni venerdì. Oggi vedete che è un seminario propedeutico. Cosa vuol dire propedeutico? È un seminario in cui l'avvocato Francesca Micheli vi darà una panoramica sul nuovo modello unico di dichiarazione. Quindi non sarà un corso effettivo, nel senso che poi lo dirà lei stessa. Oggi non entreremo in dettaglio sul modello, su come si compila, eccetera, ma credo che l'avvocato Micheli cercherà di darvi una panoramica su quello che è questo nuovo modello, in maniera tale che voi poi possiate eventualmente valutare se iscrivervi al corso effettivo. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. In realtà poi, visto che ci siamo, ne approfitto anche per entrare sul sito corsigeometri.it. E per darvi una breve panoramica anche qui di quelli che sono tutti i corsi che stanno partendo in questo periodo, qui in questo mese, questo appunto è il seminario di oggi. Poi io mercoledì prossimo terrò quest'altro seminario propedeutico che riguarda invece il corso sulla geodesia e cartografia per geometri, che è questo corso qui che partirà anche questo verso fine mese, il 24, vedete, di ottobre. Questo è un corso che tengono due che sono considerati i maggiori esperti in topografia in Italia, che sono Renzo Maseroli e Luciano Sulace, ed è un corso che se qualcuno di voi si occupa di topografia anche solo a livello catastale, io credo che sia essenziale, che sia fondamentale fare, perché tutti questi anni in cui mi occupo di corsi a geometri ho visto che poi molti sono attrezzatissimi con strumentazioni GPS, fanno lavori con tecnologia GPS, però non hanno le basi di geodesia, di cartografia, poi per capire bene quello che sta facendo, capire bene i risultati, eccetera. Ecco, per cui questo corso ve lo consiglio caldamente. E allora, anche qui per dare un po' una panoramica su quello che sarà il corso, mercoledì prossimo, 10 ottobre, io terrò questo seminario propedeutico. Vi dico anche che sul corso di geodesia, se vedete qui è scritto più libro in omaggio, e se entrate, vedete che a chi si iscrive entro il 24, ovviamente, viene dato in omaggio il mio libro sulle tecniche di riconfinazione, che è un mattone
da 1100 pagine, quindi è alto 10 cm, pesa 4,5 kg ed ha un prezzo di copertina di 78 euro. Quindi abbiamo voluto come collegio dare anche questo incentivo perché riteniamo che il corso sia effettivamente molto molto importante, abbiamo fatto topografia. Poi dopo invece, beh, io poi il 17 terrò invece un corso di 3 ore sulle ricofinazioni, sull'evoluzione delle tecniche risolutive nelle ricofinazioni. Sapete che io mi sono un po' specializzato su questa materia delle ricofinazioni. E poi invece il 26 parte effettivamente il corso sulle successioni, quello di cui parliamo oggi a livello preliminare. Poi più avanti, il 30 ottobre e il 7 novembre, partono 2 corsi su SketchUp. SketchUp sapete che è un po' il 3D più diffuso al mondo e quindi ha molto seguito. E quindi anche qui abbiamo voluto organizzare questi 2 corsi. C'è un corso base e un corso avanzato, a seconda che uno sia a zero completo, per cui può fare il corso base, invece uno SketchUp lo conosce già, può fare il corso avanzato. Poi c'è un corso su rendering, su V-Ray, che è un po' anche questo lo standard a livello di rendering. E poi ci sono corsi ancora sulle ricofinazioni, su casi di ricofinazioni, ma questi vedete qui andiamo già nel 2019, per cui di questi faremo tempo a parlarne. Bene, io direi che con questo diciamo concludo e passo la parola al collega Gregorio. Quindi Gregorio, se vuoi prenderti il ruolo di relatore o se vuoi che lo faccia io, vi auguro chiaramente un buon ascolto. Io comunque sarò qui e leggerò le vostre domande e se del caso interromperemo l'avvocato Micheli per dire le vostre domande in modo tale che possano essere risposte da lei. E niente, basta, vi auguro buon ascolto e passo la parola a Gregorio. Allora, un attimo che mi prendo lo schermo. Assegna il ruolo di relatore. Ok, vedete il mio schermo adesso? Sì, si vede, sì. Sentiamo qui i partecipanti. Bene. Vedete lo schermo di Gregorio? Ok. Ecco, quindi Gregorio adesso, tanto per concludere, vi darà una breve spiegazione di come seguire questo seminario, di come seguirlo poi in differita tramite la registrazione, di come soprattutto poi ottenere il credito formativo. Vai, Gregorio. Bene, ancora un buongiorno a tutti, da Gregorio Costa. Allora, andiamo avanti con la presentazione, passando alla schermata successiva. Allora, vedete, in questo primo punto, vediamo come seguire ed ottenere il credito formativo per questo seminario. Prima però vi spiego come dovete fare per intervenire durante la sessione nel caso in cui appunto qualcuno di voi voglia porre qualche domanda. Molti di voi già lo stanno facendo, già hanno capito anche perché siete magari già nostri fruitori di corsi e quindi già sapete come funzionano. Diciamo che all'inizio del webinar tutti voi avete il microfono chiuso per non interferire con la lezione. Appunto perché poi magari ci sarebbe la possibilità, se uno ha la finestra aperta, il traffico esterno che entra, il cane che abbaia, il telefono che suona, però è anche possibile se chiaramente chi il docente lo ritiene opportuno aprire il microfono. Comunque se avete intenzione di porre una domanda, di appunto farvi sentire, c'è il pulsante dell'alzata di mano. Voi tutti avete un pannellino lì che potete aprire e chiudere con una freccia arancione. In questo momento vedete se avete il pannello aperto, cliccando questa freccia lo potete chiudere. Se l'avete chiuso appunto lo potete aprire. E questa è l'iconcina da premere per simulare l'alzata di mano come se si fosse in aula in sostanza. Poi noi possiamo vedere chi ha alzato la mano e se è il caso dare appunto la parola, sempre se avete un microfono, che potete utilizzare. Allora andiamo avanti. Durante l'esposizione dei docenti potete interagire appunto scrivendo anche le domande nell'apposito pannello delle domande, con il quale molti di voi già hanno appunto scritto, infatti abbiamo già letto
molti vostri interventi, molte vostre domande. Il pannello, lo vedete, si trova nella seconda parte del pannellino, si chiama Domande, lo potete aprire e chiudere. In questo momento qua lo vedete aperto, ma cliccando si chiude. Quindi mi raccomando, se volete scrivere un clic su questo punto qui per aprirlo. Qui sotto scrivete la vostra domanda e poi la inviate. E così noi possiamo leggere i vostri messaggi per rispondervi. Comunque i messaggi sono sempre privati, ok? Quindi non sono messaggi che vengono letti dagli altri. Se è un messaggio che comunque vale la pena appunto di condividere, noi possiamo leggerlo ad alta voce e rispondere, senza comunque, non so, dire chi siete, ma solo magari il nome di battesimo e non il cognome. Ok, per quelli letti in voce verrete nominati solo con il nome, come dicevo, per motivi di privacy. Allora, alla fine di questo seminario, noi, dopo i necessari tempi tecnici, metteremo a disposizione il video, per cui l'attuale schermata, anzi adesso apro un attimo anche il sito per farvi vedere, adesso mi collego al sito corsigeometri.it, faccio login con le mie credenziali e qua vedete, troviamo il seminario di oggi. Gregorio. Dove? Sì? Sì, no, volevo Sì? solo, siccome so che tanti di quelli che stanno seguendo questo seminario sono nuovi e quindi non hanno mai seguito i nostri corsi, i nostri seminari, volevo appunto dire che il login che adesso Gregorio ha fatto molto velocemente è quello che dovete fare voi dopo esservi registrati al sito, ma siete già registrati, ovviamente, se no non sareste qui a partecipare a questo seminario. Dovete fare il login con la vostra email, la vostra password. Fatto questo, vedete che si apre la pagina dei vostri corsi. Potreste magari avere soltanto questo seminario perché è il primo nostro corso al quale vi siete iscritti, oppure potrete averne più di uno. Quindi, magari se vuoi anche spiegare, perché tanti ho visto che se il seminario viene chiuso, collassato sul titolo, poi lì non capiscono che basta cliccare sul titolo, ecco. Sì, certo, spiego questo. Allora, in automatico la piattaforma apre sempre l'ultimo diciamo, seminario corso a cui uno si è iscritto. In questo momento io mi sono iscritto per ultimo al corso 152, per cui è già aperto. Però qui l'ultimo a cui mi sono iscritto potrebbe essere un altro di questi qua sotto, quindi lo trovereste chiuso così, collassato. Si tratta semplicemente di scorrere, io qua ne ho tanti perché chiaramente devo anche presentarli e a controllare anche tutti i vari corsi. Una volta che trovate il corso che vi interessa, che dovete, appunto, al quale dovete partecipare, basta cliccare, si espande il corso, come vedete, e quindi da lì potete entrare. Adesso io torno appunto sul seminario di oggi. Tutti avete in questo momento il pulsante webinar, perché siete entrati in diretta nel seminario, però da quando avremo pubblicato il video, questo pulsante si trasformerà in video, potrete rivedervi tutta la sessione di oggi senza problemi e senza anche limiti di tempo. Potete rivedere la sessione più volte anche dopo il termine per certificare il corso, cioè per effettuare il test. Dopo parleremo anche di test. Per chi non lo avesse ancora fatto, qui trovate il pulsante File. Cliccando questo pulsante, adesso lo clicco, si scarica uno zip, un file zip, all'interno del quale, lo apro, trovate le slide dell'introduzione, cioè quella che stiamo facendo adesso tramite PowerPoint, e successivamente le slide dell'avvocato Francesca Micheli che interverrà fra pochi minuti. Quindi ecco appunto a cosa serve questo pulsante. Parleremo dopo di test, adesso torno alla presentazione, dove appunto vi parlavo di video. Andiamo avanti. Naturalmente partirà un video YouTube e vi ho già detto appunto che è un filmato che rimane disponibile a tempo indeterminato. Per sostenere il test e tenere il CFP, ecco, per chi di voi ha già partecipato a nostri corsi,
vi dico subito, è cambiato il sistema per ottenere il CFP. In precedenza. Gregorio, scusami, Sì, perché sì, sì. c'è qui Ezio che dice, non per fare polemica, ma 15 minuti non abbiamo ancora iniziato con la materia, allora Ezio non preoccupati, l'avvocato Francesca Micheli poi terrà la sua relazione e quella durerà comunque un'ora. Purtroppo noi all'inizio di questo seminario qui, essendo che molti di voi sono nuovi di questi corsi e non sanno le modalità, dobbiamo dare queste informazioni, altrimenti poi uno non sa come ottenere il credito, non sa come vedere la lezione registrata, non sa come fare il test, ma questi minuti che stiamo perdendo non vanno tolti all'ora del seminario. Ecco, questo volevo che fosse chiaro. Non so se ti è chiaro, Ezio, se ti può andare bene, altrimenti pazienza, ecco, cioè noi non è che possiamo far partire il relatore, la docente, senza dare le giuste informazioni, perché poi ci troviamo subissati da chi dice: ma adesso come faccio a vedere la registrazione? Ma come faccio a fare il test? Ma come faccio a ottenere il credito? Ecco, quindi queste informazioni purtroppo le diamo. Ai corsi veri e propri, al corso vero e proprio sulle successioni, invece, poi Gregorio ve lo spiegherà, faremo addirittura una sessione a parte introduttiva che noi chiamiamo lezione zero, in cui spieghiamo tutte queste cose a parte e quindi non andiamo a togliere tempo alla prima lezione del corso. Ecco, dimmi se ti può andare bene. Ottimo, grazie. Perfetto, Gregorio, riparti. Sì, hai fatto bene Gianni a interrompere, appunto perché è importante dire come ottenere il credito perché fino a prima dell'estate i crediti si ottenevano con un sistema diverso, per cui molti di voi magari erano abituati a quel sistema, quindi è importante adesso far capire la differenza. Non c'è più la sequenza di verifica, quindi non escono più i numeretti, i caratteri da annotare, ma c'è il test di apprendimento finale. Ecco quindi che per ottenere il CFP è necessario sostenere e superare il test di apprendimento che troverete a fine lezione. Andiamo avanti. Allora, in pratica c'è il pulsante test da premere. E cominceranno a uscire le domande, ci sarà un'ora di tempo per affrontare il test e state tranquilli che il test lo superate, se avete seguito bene la lezione lo superate tranquillamente perché avete a disposizione il video se volete rivedervelo e anche le slide che l'avvocato Micheli appunto vi ha reso disponibile, quindi sicuramente avete tutto il tempo per superare il test. Caso in cui non lo superaste, si rende disponibile una seconda possibilità comunque. Adesso, dopo magari vi faccio vedere il test, così vedete anche proprio come funziona. Adesso, questo è un esempio di domanda alla quale rispondere. Vedete, c'è una domanda e ci sono quattro possibili risposte. Sicuramente saprete rispondere se avrete appunto seguito la lezione e anche scaricato le slide. Importante, il test si considera superato se si risponde correttamente ad almeno l'80% delle domande. Quindi se il test è composto da 10 domande, il test può essere composto da 10, 15, 20, 30 domande. Generalmente per quello di oggi sarà composto da 10 domande. E poi durante le lezioni saranno 15, almeno 15, potrebbero essere anche di più, 20, eccetera. Comunque, se un test è di 10 domande, è chiaro che basta rispondere correttamente almeno 8 di esse. Se non si supera il test, non viene assegnato il CFP, però è disponibile un secondo tentativo. Diamo il caso di aver fatto il primo test, ho risposto correttamente al 70%, come vedete non c'è un CFP, però se ripeto il test, vedete che allora arrivo all'80%, ma anche al 90%, al 100%, quello che è, insomma, viene assegnato il CFP e il credito assegnato è 1, in sostanza. Tra l'altro è disponibile poi il pulsante scarica attestato per avere l'attestato appunto vero e proprio. Andiamo avanti. La scadenza utile per sostenere il test e ottenere il CFP, questo è molto importante, tenetelo bene. A memoria perché è entro il 26 ottobre 2018, cioè entro la data della prima lezione del corso sulle successioni. E,
Comunque, soffermandosi con il puntatore del mouse sopra il pulsante test, apparirà una finestra con la data di scadenza e con il numero di tentativi disponibili. Vediamo se ho ancora qui la mia schermata di prima. Ecco, se vado qui sul pulsante test, potete vedere che mi dice il test accessibile fino alle 23:59 del 26 ottobre 2018. Sono disponibili due tentativi. Allora, per continuare il dibattito anche dopo il seminario. Allora, dalla pagina delle lezioni, cliccando su Vai al forum del corso, si accede al forum, da quale è possibile leggere le discussioni e creare chiaramente nuovi argomenti, nuove discussioni. Ecco, è molto importante questa pagina del forum, poi vi farò vedere il tutto, comunque, e in ogni caso torno adesso sulla lezione, vedete che qui c'è proprio il pulsante Vai al forum del corso. Ecco, questo è il canale ufficiale tramite il quale noi comunichiamo a voi qualsiasi cosa riguardante il seminario, in questo caso, il corso poi successivamente. Quindi andatelo a controllare costantemente il forum, perché poi quando sarà il momento di assegnare i crediti, il credito, anzi, sarà in questo forum che noi andremo a inserire nel messaggio che il collegio appunto di Padova ha assegnato il credito formativo. Mi raccomando, andatelo sempre costantemente a monitorare. Sì, Gregorio, scusa, Sì. intervengo su questo punto perché è effettivamente importante, perché molti invece, così sopra il pensiero, mandano delle mail e ci dicono: ma allora il credito quando è che lo carica, quando è che viene assegnato, eccetera. Ecco, noi, ripeto, abbiamo visto che le mail non sono un mezzo efficace, perché poi vanno nella posta indesiderata, poi a uno gli sfugge, poi. Quindi noi le comunicazioni ufficiali le facciamo sul forum. Ecco, quindi voi dovreste prendere l'abitudine di andare sul forum, perché le comunicazioni le trovate lì, e se dovete porre domande, quesiti in merito o ai crediti o comunque anche poi domande, voglio dire, chiamiamole tecniche all'avvocato Micheli, proprio sui contenuti o di questo seminario o poi del corso. Ecco, noi abbiamo istituito un forum apposta per ogni corso, proprio perché ci sia lì lo scambio di informazioni, in modo tale che una domanda che fa uno di voi e la risposta che poi dà la docente possa servire anche agli altri, che magari neanche gli veniva in mente di fare quella domanda lì. Quindi il forum per noi è essenziale. Ecco, comunque, visto che ci siamo, forse vale la pena anche di vedere come funziona. Adesso faccio clic su Vai al forum del corso e arriviamo a questa pagina. Ecco, in questo momento, vedete, questo è il forum, successione nuovo modello di dichiarazione. In questo momento c'è un unico argomento inserito, che è quello di benvenuto. Adesso lo clicco anche per farvi vedere. Gianni Rossi, vedete, ha pubblicato questo primo argomento, topic, e dice appunto questo forum dedicato al supporto del corso Successioni. Adesso non sto qua comunque a leggerlo tutto, vale solo la pena di vedere questa frase qua. Assicurati di essere identificato verificando che in alto a destra appaia l'iniziale del tuo nome. In caso contrario, clicca connetti. Perché poi se io voglio creare un nuovo topic, devo avere la possibilità di creare un nuovo argomento. E in questo momento, siccome non sono connesso al forum, non ho questa possibilità. Posso leggere i messaggi, ma non posso crearne di nuovi. Quindi cliccando su Connetti, adesso l'ho fatto, vedete che adesso appare qui la mia iniziale. Infatti, se mi soffermo con il mouse, esce proprio il mio nome. E quindi a questo punto, se torno forum vero e proprio, avrò la possibilità di fare clic su un nuovo argomento e pubblicare l'argomento dando un titolo che sia significativo e scrivendo il testo appunto che voglio pubblicare. Ecco qua, vale la pena di far notare che prima di pubblicare un nuovo argomento, da andare a leggersi quelli già presenti, perché molto spesso la risposta è già stata data in precedenza. Bene, naturalmente qui non
nella PDF che potete scaricare nella slide, vedete che appunto è spiegato bene di premere quel pulsante connetti per poter poi continuare a scrivere nel forum, come vi ho già appunto specificato. Bene, a questo punto vi dico anche per chi di voi volesse iscriversi al corso vero e proprio delle successioni, il nuovo modello unico di dichiarazione, come fare a iscriversi? Perché, vedete, inizia il 26 ottobre, ma come diceva prima Gianni, ci sarà una sessione preliminare il 22 ottobre in Vittorio, cui sì. è sbagliato, è scritto 01 anziché 10 e magari poi lo cambiamo. O se riesce a cambiare. Ah, sì. Sì, certo. No, no, adesso non lo cambio, però io ho letto comunque 26 ottobre in ogni caso. Dopo correggiamo le slide, quindi potrete scaricare le slide corrette. Ripeto, la sessione preliminare per il 22 ottobre, in cui spiegherò come funziona la partecipazione al corso, come fare per ottenere i crediti formativi e così via. Allora, come si deve fare per iscriversi al corso? Collegarsi a www.corsigeometri.it, adesso ve lo farò vedere, andare dalla home page, scorrere fino a cercare, accidenti, qua è rimasto ancora, vabbè, c'è questo problema qua, ma non importa. Scusa, Gregorio, fallo vedere direttamente sul Sì, sito. lo faccio vedere direttamente da qui. Allora, logout, vado in home page, scorro fino a cercare. Il corso, eccolo qui, è il numero 144, successioni, nuovo modello unico di dichiarazione, che come vedete parte il 26 ottobre. Se clicco su programma e iscrizione ci sono tutte le informazioni, anche come trovarlo sul sito della CNGEGL. Se scorro ci sono gli obiettivi, modalità, le lezioni, vedete la lezione preliminare lunedì 22 ottobre alle ore 15. Dura circa un'oretta questa lezione preliminare e poi ci sono le lezioni vere e proprie. Qui potete andare a vedere il programma completo, lo potete anche scaricare in PDF. A questo punto qui c'è il pulsante iscriviti al corso che prevede prima un login. Adesso io non ho fatto login, ma se lo clicco mi dice guarda, devi fare login, quindi in questo momento lo faccio. E a questo punto qua mi dice che risulto già iscritto. Altrimenti dovrei premere il pulsante iscrivimi e poi c'è una serie di informazioni da inserire per proseguire, ma come avete già fatto per iscrivervi a questo seminario gratuito, solo che in questo caso qua c'è anche la parte di pagamento che prevede la possibilità di pagare con carta di credito PayPal oppure tramite bonifico bancario. Bene, direi che abbiamo terminato perché qua c'era la parte qui che è terminata. E a questo punto, Francesca, io sarei pronto per darti la parola. Allora, un attimo Sì. che ti faccio diventare relatore. Allora, segna. Ok, Francesca. Eccomi. Perfetto. Bene, adesso vediamo lo schermo dell'avvocato Micheli. Chiedo anche ai partecipanti se vedono lo schermo con il titolo in rosso scuro, successioni nuovo modello unico di dichiarazione. Lo vedete? Ok, perfetto. Allora Francesca, puoi cominciare. Benissimo. Scusate. Ok, allora buongiorno a tutti e iniziamo ora la parte di relazione. Oggi, come vi è già stato anticipato, affronteremo il nuovo modello unico telematico dando un'idea d'insieme di cos'è questa riforma così importante che ormai da un paio di anni ci perseguita e ormai sta arrivando alla fine del periodo transitorio perché pare che a fine anno entrerà in vigore in modo assoluto, quindi eliminando la possibilità di usare il vecchio modello 4. E quindi dicevo, vedremo insieme questa nuova riforma a grandi linee, cercando di capire i punti più importanti di questa vicenda. Naturalmente, poi se seguirete il corso avremo la possibilità in quel caso di approfondire quadro per quadro le singole voci e i singoli campi da compilare.
Detto questo, iniziamo dal principio. Il nuovo modello unico telematico nasce con una riforma dell'Agenzia delle Entrate che viene pubblicata a fine di un paio d'anni fa, subito dopo Natale, il 27 dicembre 2016, ed è entrata in vigore il 23 gennaio 2017. Quindi in realtà noi utilizziamo, conosciamo e abbiamo la possibilità appunto di inviare dichiarazioni di successione telematiche già da quasi 2 anni, perché dal 23 gennaio 2017 il nuovo modello telematico è entrato in vigore. C'è da dire che proprio per il fatto che questo nuovo modello telematico cambia completamente l'impianto informativo che utilizziamo per comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni che le servono per liquidare l'imposta di successione, fondamentalmente. Voi sapete che il modello 4 è nato come un documento fiscale che serve in sostanza per dire all'Agenzia delle Entrate chi è morto, che cosa aveva nel suo patrimonio ereditario, chi sono i suoi eredi, in modo tale che l'Agenzia delle Entrate intanto acquisisca subito le imposte che vengono pagate in autoliquidazione alla presentazione del modello, ma poi in un secondo momento abbia la possibilità di calcolare le singole quote ereditarie ricevute da ciascuno degli eredi e in base a quelle liquidare l'imposta di successione, che sapete è un'imposta che viene liquidata in modo proporzionale all'arricchimento patrimoniale ricevuto da ogni coerede e viene liquidata direttamente dall'agenzia. Ebbene, l'agenzia per liquidare questi importi deve sapere le informazioni che dicevo prima, chi è morto, che cosa aveva e chi sono i suoi eredi sostanzialmente. E queste informazioni da sempre sono contenute nel modello 4. In realtà da un paio d'anni queste informazioni possono e ormai dall'anno prossimo dovranno essere inserite in un documento completamente diverso che è il nuovo modello unico telematico, che continua a chiederci le stesse informazioni, perché comunque col modello unico telematico noi continuiamo a dire all'agenzia esattamente quello che dicevo prima. Chi è deceduto, che beni aveva nel suo patrimonio ereditario e chi sono i chiamati all'eredità, quindi coloro che condividendo questo patrimonio ereditario ricevono questo arricchimento patrimoniale e quindi hanno l'obbligo di pagare un'imposta di successione in base appunto a questo arricchimento patrimoniale gratuito che ricevono. In realtà poi lo vedremo, il nuovo modello unico fa anche un ulteriore passo in avanti perché rispetto al vecchio modello 4 non si limita a dire chi sono gli eredi, ma individua anche cespite per cespite chi sono gli eredi di quel singolo cespite, quindi crea già la singola quota ereditaria, che è quella che serve all'agenzia appunto per liquidare l'imposta di successione. E comunque dicevo, il nuovo modello nasce. Entra in vigore già da un paio d'anni e insieme ad esso entrano in vigore i due fascicoli di istruzioni, che sono i documenti con cui l'Agenzia delle Entrate ci dice esattamente cosa inserire quadro per quadro e campo per campo nel nuovo modello telematico e anche il software ministeriale per la compilazione telematica del modello, proprio perché il modello, lo vedremo tra un attimo, ha proprio la caratteristica di diversificarsi dal vecchio modello cartaceo per il fatto che è telematico, cioè va compilato su supporto software e poi inviato tramite un portale telematico. Ricordatevi che il nuovo modello è in vigore già da 2 anni, fino a fine di quest'anno in concorrenza col vecchio modello unico, per cui noi abbiamo la scelta di poter utilizzare o il vecchio modello 4 oppure appunto a nostra scelta il nuovo modello telematico. Da gennaio dell'anno prossimo non sarà più possibile utilizzare il vecchio modello 4 e il modello unico telematico sarà l'unico modello utilizzabile per presentare la dichiarazione di successione per tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in poi. Quindi ricordatevi che la sua entrata in vigore è vero che è di gennaio dell'anno scorso, diciamo del 2017, ma in realtà la sua applicazione va molto più indietro perché il modello unico telematico si applica da gennaio dell'anno prossimo come unica scelta per tutte le successioni che si sono aperte dal 3 ottobre 2006 in poi. Il vecchio modello 4 a gennaio 2019 andrà in pensione, salvo eventuali proroghe che sceglierà l'Agenzia delle Entrate di concedere. Già l'anno scorso doveva andare in pensione con la fine dell'anno, invece l'Agenzia delle Entrate nuovamente sotto Natale, con l'ultimo provvedimento emanato, ha stabilito appunto che ancora per tutto il 2018 si potessero usare alternativamente i due modelli. Al contrario, se l'Agenzia non farà una scelta del genere, da gennaio il vecchio modello 4 andrà in pensione e sarà utilizzabile solo in due casi. Il primo caso è la presentazione di successioni apertesi in data antecedente al 3 ottobre 2006, quindi fino al 2 ottobre 2006. Magari vi capita una successione di un nonno e poi quella
del figlio magari nel frattempo deceduto, il nonno è già deceduto da tanti anni, quindi magari dal 2000, dal 1990, la dovete presentare. In quel caso non userete il modello telematico, ma continuerete a usare il vecchio modello 4. Oppure dovrete ancora utilizzare il vecchio modello 4 se presenterete delle dichiarazioni modificative, sostitutive o integrative di dichiarazioni che avete già presentato utilizzando il modello 4. Quindi mettiamo il caso che oggi presento una successione di tizio deceduto ieri. Posso scegliere tra nuovo modello e vecchio modello. Scelgo il vecchio modello cartaceo perché magari non ho ancora voglia di intraprendere la conoscenza del nuovo modello telematico. Oggi presento la dichiarazione col modello 4. Magari l'anno prossimo scopro che devo fare una sostitutiva, un'integrativa o una modificativa. Ebbene, lo posso fare, ma sempre utilizzando un modello 4. Quindi, se parto in un modo, non posso poi cambiare la tipologia di modello. Se invece oggi mi sento pronta e la stessa successione, come posso, la presento col modello unico telematico. Casomai l'anno prossimo dovessi fare delle modifiche, le farò col modello telematico e con una dichiarazione sostitutiva, perché il modello unico telematico comunque non permette di fare modificative, integrative, ma permette solo di fare dichiarazioni sostitutive integrando eventualmente anche le mancanze delle precedenti successioni. Anche questo naturalmente lo vedremo. Comunque, diciamo che ricordiamoci da subito che il nuovo modello è in vigore dal 23 gennaio dell'anno scorso. In realtà poi in questi mesi ha subito varie modifiche, perché capite bene che una riforma così importante ha fatto sì che sia le istruzioni di compilazione del modello, sia il facsimile di modello stesso, sia il software ministeriale, a cui poi si devono attenere anche tutti i software commerciali abilitati alla realizzazione del modello telematico. Ebbene, tutti questi documenti contenevano tutta una serie di bug e di errori, e quindi nel corso di questi anni il nuovo modello telematico ha subito dal 2017 a oggi tre o quattro modifiche sostanziali, proprio perché l'Agenzia delle Entrate sta ancora cercando di creare il modello perfetto, aggiungendo magari caselle che si era dimenticata, agevolazioni per cui non aveva inserito un codice di riferimento e così via. Perché è così importante che l'agenzia comunque in questi anni continui a modificare il modello, inserendo tutti gli aspetti che non aveva considerato e correggendo tutti i bug, che nel frattempo si sono rilevati? Per il fatto che il nuovo modello ha due caratteristiche fondamentali, e la prima di queste è il fatto di essere telematico. Ora, cosa vuol dire che il nuovo modello è telematico? Il nuovo modello è telematico nel senso che non solo può essere, questo lo vedremo tra un pochino, inviato tramite il computer attraverso Entratel e quindi con la creazione di un file che, passando attraverso un software di controllo dell'Agenzia delle Entrate, può essere direttamente inviato al server centrale dell'Agenzia delle Entrate. Ma in realtà è telematico fin dalla sua origine, nel senso che se noi decidiamo di usare il nuovo modello telematico, lo compiliamo direttamente su un supporto software. Voi mi direte, anche, ero già abituato a compilare anche il vecchio modello 4 su un software, perché molti di noi, chi fa più successioni, ha un software che utilizza, diciamo, per andare più veloce nella compilazione. Però in realtà, quando voi compilate il modello 4, anche se lo fate tramite il computer, il modello 4 è cartaceo nel senso che ha tutta una serie di campi liberi. Voi, ad esempio, sotto ogni cespite avete un campo. Avete un campo in cui indicate le osservazioni, quindi voi magari inserite un immobile, una casa d'abitazione del decuglio su un terreno o un conto corrente, e sotto nelle osservazioni, con parole vostre, potete scrivere tutte le informazioni che dovete dare al funzionario dell'Agenzia delle Entrate per liquidare correttamente l'imposta su quel cespite. E le osservazioni, ripeto, le fate con parole vostre, proprio perché il modello 4 è un modello di sua natura cartaceo, che quindi può essere compilato come riteniamo opportuno. Invece il nuovo modello telematico è telematico nel senso che noi lo dobbiamo compilare tramite un supporto software e quindi campo per campo, quadro per quadro, dobbiamo andare a inserire esattamente i codici che ci vengono richiesti. Quindi una particolare informazione, se ci viene chiesto di indicarla col codice 1, col codice 2 o col codice 3, noi sappiamo che in quella casella non possiamo scrivere le nostre osservazioni, ma dobbiamo assolutamente indicare esattamente i codici di riferimento. E questo essere telematico fa sì che sia un modello blindato,
mentre noi col vecchio modello 4 eravamo soliti magari riuscire, no, a mettere le nostre spiegazioni in modo comodo per noi, in quello telematico, se quel campo lì ci richiede un codice da 1 a 3, non possiamo far altro che seguire quello che richiede il supporto software. Ed ecco che se il supporto software ministeriale contiene dei bug che non ci permettono magari di inserire una casistica che nella creazione di questo diciamo nella creazione di questa riforma è stata dimenticata dall'Agenzia delle Entrate, è per forza necessario fare tutta una serie di modifiche e di sostituzioni del modello e delle istruzioni di compilazione. Questo fa sì che in questi 2 anni, ripeto, siano state almeno 3 le modifiche sostanziali del modello e delle sue istruzioni. Mi è giunta voce che ne dovrebbe uscire una quarta a breve, entro novembre. È andato così anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso ipotizzavano una modifica del modello, entro dicembre, così è stato. E l'anno scorso in realtà è stata anche prorogata la possibilità di utilizzare il modello 4 anche per tutto il 2018. Non so se succederà, altrettanto. Io presumo di no, perché comunque l'agenzia ha la necessità ormai di testare in modo massivo questa riforma. Voi capite che finché tutti noi abbiamo la scelta tra il vecchio modello e quello nuovo, molti di noi sono titubanti nell'affrontare una nuova avventura e l'agenzia invece ha bisogno di capire l'impatto effettivo, del nuovo modello telematico. Quindi io presumo che con la fine dell'anno si, arriverà, diciamo, a una entrata in vigore definitiva con la messa in pensione del vecchio modello 4, anche se ovviamente lo vedremo più avanti. La seconda caratteristica fondamentale del modello unico è proprio questa, cioè di essere unico. Questo perché l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno, in effetti è stata una mossa giusta da un punto di vista anche di economicità della nostra attività lavorativa, ha ritenuto opportuno creare un modello che riuscisse a seguire l'iter della successione del decuius fino alla voltura catastale dei beni ivi inseriti. Noi siamo soliti ora presentare prima il modello 4 e poi con la copia timbrata del modello andare a fare la nostra domanda di voltura e ottenere la volturazione degli immobili in capo ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione. Ebbene, ora che Agenzia delle Entrate e Territorio ormai fanno parte di un'unica parrocchia, l'agenzia ha ritenuto opportuno creare un modello che contenesse al suo interno tutte le informazioni già utili per giungere anche alla voltura. E quindi il nostro modello è unico nel senso che comprende al suo interno sia la dichiarazione di successione che la voltura telematica. Abbiamo la possibilità di escludere la voltura automatica se noi non riteniamo opportuno completare tutto l'iter direttamente con la dichiarazione di successione e in quel caso se escluderemo la voltura automatica dovremo, come facevamo prima, andare a fare la voltura col modello cartaceo o con il software voltura o comunque con le modalità con cui siamo abituati a presentare la voltura all'ufficio del territorio competente. Detto questo, siccome il nuovo modello è telematico, la prima domanda che ci poniamo è chi può presentare la dichiarazione di successione? Noi eravamo soliti dire che la dichiarazione di successione, almeno così era per il modello 4, poteva essere presentata direttamente dal contribuente, quindi dal dichiarante di quella specifica successione, il dichiarante essendo uno dei chiamati all'eredità fondamentalmente di quella successione o uno di quei soggetti che per vari incarichi potevano essere autorizzati alla presentazione come un curatore o un amministratore, oppure un tecnico o un professionista delegato, dal dichiarante stesso. E queste due categorie di soggetti non sono cambiate, nel senso che il modello, anche in forma telematica, può essere presentato in 2 modi, o direttamente dal contribuente. Quindi dal dichiarante di quella specifica successione, se abilitato ai servizi telematici, quindi muore Tizio, Caio è il suo erede, Caio può presentare la dichiarazione di successione in via telematica, ma per farlo deve essere abilitato a FiscOnline, quindi avere le password di FiscOnline e inviare ovviamente solo la dichiarazione in cui lui è il soggetto dichiarante tramite FiscOnline. Oppure l'alternativa è fare l'invio telematico tramite uno dei soggetti incaricati. Soggetti incaricati tramite un decreto del Presidente della Repubblica parecchio datato, che è quello che a suo tempo aveva individuato i soggetti abilitati quali intermediari, proprio perché questi soggetti, iscrivendosi a Entratel, possono inviare le dichiarazioni, a suo tempo è nato per le dichiarazioni dei redditi e simili, ma possono inviare anche la dichiarazione di successione per un proprio cliente. Quindi,
O il dichiarante da solo se la invia con fisco online, oppure va da un tecnico, da un professionista abilitato, e il professionista abilitato agisce da intermediario e fa l'invio telematico tramite Entratel. In realtà, se andiamo a leggere le istruzioni di compilazione del modello telematico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, però, seppur un po' in sordina, perché ovviamente non è suo interesse darci quest'ultimo escamotage, che la dichiarazione può, in realtà, in caso venga presentata direttamente dal contribuente, anche essere presentata in forma cartacea all'ufficio, e sarà il funzionario ricevente che dovrà agire da intermediario e fare l'invio telematico. Quindi è il funzionario che la riceve, la carica al computer e fa l'invio telematico della pratica. È naturale che l'Agenzia delle Entrate cerca di scoraggiare questa pratica, perché evidentemente la creazione di un sistema telematico non può essere poi scavalcata dalla consegna della pratica in forma cartacea. C'è però un caso in cui purtroppo non rimane altra scelta. Questo perché voi sapete che da sempre, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, e questo vale anche col modello 4, è necessario pagare quelle imposte che sono dovute in autoliquidazione, in particolare le imposte ipocatastali, quindi imposta Francesca, ipotecaria, imposta catastale. Francesca, scusami, volevo farti un paio di domande qui dei partecipanti, dopo non so se siano contestuali a quello che stai spiegando o meno, ma siccome poi dopo scorrono e vanno seppellite, quindi se dici te le leggerei. No, 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 ma le ho viste, le avrei. Ecco, ambo. Le Allora, stavo vedendo, non è che. ok. Cioè, adesso su Sister la vediamo subito, ne ho vista anche un'altra, in realtà, che però la vediamo tra un attimo quando arriviamo al quadro Invece specifico. ce n'era una di Mauro che l'aveva scritta ancora quando stavamo parlando io e Gregorio e che forse adesso appunto è scorsa giù, che diceva, ma te la leggo così dopo te la tieni in mente, nel frontespizio del modello online chi presenta il modello deve indicare la carica. Il professionista cosa indica? Ecco, poi magari lo dirai quando sarà il momento opportuno, Sì, diciamo. no, ma l'avevo vista e avevo memorizzato, è che rispondo quando arriviamo al frontespizio, perché almeno lo vediamo Ecco, perfetto. sulla facciata, diciamo. Se No, no, detta così diventa un po' difficoltosa, perché sono tutti perfetto, no, io ho quadri voluto diversi. dirtela perché l'avevo apposta ancora quando stavo parlando io e Gregorio e pensavo che fosse ormai andata persa, capito? Ecco. No, 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 ma hai fatto bene, anzi, se poi ne perdiamo qualcuna, la recuperiamo anche alla fine, volentieri, assolutamente. Comunque, queste due le ho viste tutte e due, e ero già pronta, diciamo, a inserirle però nel momento, diciamo, opportuno. Perfetto, perfetto, benissimo. Ok? Oh, torniamo a noi. Stavo dicendo che esiste, seppur dichiarata un po' in sordina, questa possibilità di presentare il modello telematico in forma cartacea, che già è un controsenso in termini, no? Perché parlare di un modello telematico stampato e poi presentato in forma cartacea è un controsenso. L'agenzia ha dovuto lasciare questa possibilità, che ovviamente cerca di non alimentare, per il fatto che, dicevo prima, quando noi presentiamo la dichiarazione di successione, dobbiamo presentare anche il pagamento delle imposte dovute in autoliquidazione, in particolare imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali. L'avete sempre fatto e voi da sempre col modello 4 allegate l'F24 pagato dal vostro cliente per dire all'agenzia: guarda, intanto le imposte in autoliquidazione le abbiamo pagate, poi se c'è imposta di successione la liquiderai te direttamente e quando riceveranno la liquidazione la pagheranno. Ebbene, ora per fare l'invio telematico, sia che esso sia fatto direttamente dal contribuente con fisco online, sia che esso sia fatto dal professionista per il proprio cliente tramite Entratel, bisogna indicare dentro il file, e poi viene a sparire all'interno di uno di quei, come posso dire, di quelle informazioni criptate dentro il documento che andiamo a inviare all'agenzia, ebbene bisogna inserirci l'IBAN su cui devono essere addebitate le imposte in autoliquidazione. E quindi se è il contribuente a inviare con fisco online, deve mettere l'IBAN suo in quanto dichiarante. Se siamo noi come intermediari, o mettiamo il nostro IBAN, cioè l'IBAN dell'intermediario titolare della piattaforma Entratel che fa l'invio, oppure dobbiamo mettere l'IBAN del dichiarante. Non possiamo mettere l'IBAN del Decuius, non possiamo mettere l'IBAN di uno degli altri beneficiari, evidentemente perché non ci autorizzano, non essendo presenti come dichiarati nella pratica, ma solo alternativamente l'IBAN nostro oppure del dichiarante. Se noi non vogliamo mettere il nostro perché non abbiamo piacere di
di inserire direttamente il nostro IBAN. Il dichiarante non ci vuole dare il suo, magari per vari motivi, tra cui una sfiducia nell'Agenzia delle Entrate, oppure la volontà di dividersi con gli altri coerenti l'imposta e pagarla tutti insieme. Insomma, ci sono tanti motivi per cui magari il vostro cliente non vi vuole dare l'IBAN. Ebbene, in quel caso residua la possibilità di pagare con l'F24, ma se si paga con l'F24, poiché noi non indichiamo nessun IBAN nel modello, il modello non può partire. E quindi l'unica scelta che abbiamo in quel caso lì è stampare la dichiarazione compilata sul supporto software e farla consegnare al nostro cliente, magari sparendo come intermediario, ma lasciando lui direttamente come dichiarante, e farla consegnare all'agenzia competente. Io presumo che risolveranno questo bug e ci daranno la possibilità di caricare anche gli F24 prima o poi, togliendo questa obbligatorietà di inserimento di un IBAN per far partire il file telematico, perché capite bene che sennò rischiamo di aver fatto una mega riforma telematica e trovarci che su 100 pratiche 80 le portiamo poi cartacee con l'F24 all'agenzia, cosa che a loro non interessa davvero, perché immaginatevi la scena: voi al computer caricate tutti i dati sul software, stampate la pratica, la date al vostro cliente con l'F24 che va a consegnarlo, la consegnate voi all'agenzia, il funzionario la prende e la ricarica sul computer, quindi con uno sdoppiamento di attività del tutto inutile, la possibilità di fare errori che raddoppia, eccetera, eccetera. Per ora però questa è la situazione. Quindi l'invio telematico può essere fatto con Fisco Online dal contribuente direttamente o tramite Entratel da parte del soggetto incaricato. Adesso vediamo chi sono i possibili soggetti incaricati, però bisogna indicare per forza l'IBAN su cui addebitare l'imposta, l'imposta in autoliquidazione, altrimenti il file che viene generato è un file che non passa al software di controllo dell'agenzia e non può essere inviato. Ora, per quanto riguarda la domanda sull'abilitazione assister, in realtà l'invio si fa per forza tramite Entratel. Quindi dovete verificare eventualmente se tramite i vostri portali delle vostre categorie professionali c'è un collegamento su Entratel, però comunque il file deve passare attraverso l'abilitazione Entratel, perché comunque nelle istruzioni si parla esclusivamente di invio tramite Entratel. Come le dicevo, un vostro collega che mi dice se si può portare il file della successione allo sportello, la risposta è nì, nel senso che, dicevo prima, esiste questa terza possibilità di presentazione cartacea, l'agenzia la contesta, quindi se va un professionista come noi a portarla ci fa delle storie. La cosa migliore è, se proprio il vostro cliente vuole pagare con l'F24, togliervi da non comparire come intermediari, stampargliela come se la fossero compilate da solo, se la fosse compilato da solo il dichiarante, e mandarlo all'agenzia come privato, perché allora la pratica del privato sono per forza tenuti ad accettarla. Diciamo che in linea generale vedrete che, se vi abituate un pochino a usare il modello telematico è più agile e più veloce, comunque vi evita le code all'agenzia e così via. È naturale che c'è questo limite di dover inserire per forza uno dei due IBAN, o il vostro o quello del vostro cliente. Dicevo, gli intermediari abilitati. Intermediari abilitati sono, ai sensi di questo decreto del 98, tutti coloro che erano abilitati a fare dichiarazioni dei redditi e simili, in particolare commercialisti, ragionieri, periti, iscritti nelle Camere di Commercio per attività analoghe ai commercialisti, associazioni di categoria, CAF, e poi altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, caso per caso. E proprio ai sensi di questa lettera E, sono stati trovati anche tutti quei professionisti diversi da quelli che solitamente fanno dichiarazioni dei redditi, che hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni di successione. Quindi voi cosa dovete fare? Vi dovete fare una serie di domande. La prima è: sono uno di quei professionisti che può inviare la dichiarazione di successione telematica? Se appartenete a una delle categorie che abbiamo appena visto, la risposta è sì. Se appartenete a altre categorie, dovete vedere se la vostra categoria è stata abilitata, ai sensi di quella lettera E che abbiamo appena letto, per l'invio specifico delle dichiarazioni di successione. E adesso andiamo a vedere chi è stato abilitato, oltre, diciamo, a coloro che fanno le dichiarazioni dei redditi in linea generale. Poi, se la risposta è sì anche a questa seconda domanda, quindi sono abilitato come categoria professionale? Sì, allora,
per abilitare voi come persona fisica, quindi io Francesca Micheli sono un avvocato, l'avvocato vi anticipo che è una di quelle categorie che ha la possibilità di inviare dichiarazioni. Benissimo, quindi la mia categoria è abilitata. Ma io Francesca Micheli, per essere abilitata, cosa devo fare? Devo iscrivermi a Entratel, quindi dovrò fare l'iscrizione a Entratel tramite l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate mi darà delle credenziali e io a quel punto avrò la possibilità di creare il mio ambiente di sicurezza e fare gli invii telematici delle pratiche di successione. Può essere che alcuni di voi abbiano già l'abilitazione Entratel perché l'hanno fatta, ad esempio, per inviare gli RLI per i contratti d'affitto. In quel caso, ovviamente, va sempre bene quell'unica abilitazione. Quindi tramite il portale Entrate le invierete sia le dichiarazioni di successione che gli RLI, che le altre eventuali pratiche per cui siete abilitati. Per quanto riguarda le categorie diverse da quelle elencate nel 98, vi faccio rilevare che i geometri, in particolare già da marzo del 2017, assieme ai periti industriali che avevano fatto istanza al Ministero insieme a loro, periti industriali aventi specializzazione nel settore edile, sono autorizzati a fare l'invio telematico. L'autorizzazione gli è arrivata il 1 marzo 2017 con un provvedimento specifico. I geometri subito l'anno scorso si erano preoccupati di questa cosa per il fatto che voi sapete che sono una delle categorie professionali che da sempre ha fatto più dichiarazioni di successione, rischiava di trovarsi escluso dall'invio telematico e quindi fin da marzo dell'anno scorso è stata abilitata come categoria direttamente dal Ministero. Recentemente, nel 2018, sono stati abilitati anche architetti, ingegneri, società di professionisti, agenzie che svolgono le pratiche amministrative. Diciamo che in generale tutti i professionisti vengono visti come idonei a fare l'invio telematico, perché se pensate, cioè l'invio telematico della dichiarazione di successione, perché se pensate che la può presentare anche il contribuente da solo, non è che ci possono essere limitazioni alle tipologie di categoria professionale che possono dare assistenza al privato, diciamo. Comunque, per le categorie professionali principali c'è un'autorizzazione specifica che è autenticato a Sister, come le ho detto, comunque dovrà fare l'abilitazione a Entratel. Un'altra domanda che mi fa Francesco è se uno studio associato di due geometri può accreditarsi a Entratel. La risposta è sì. Si può fare come società, si può fare come privato, si può fare come studio mettendo i due soggetti, le due postazioni o magari uno solo, questo è da valutare. Ovviamente lo deve vedere sul modulo Entratel e nel caso si deve far aiutare dall'Agenzia delle Entrate. Il modulo Entratel, ve lo faccio vedere, è questo. In realtà io qua vi ho riportato solo due pagine, in realtà è composto, mi sembra, di quattro pagine. Lo trovate tranquillamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi vedete dovrete mettere il tipo di categoria, persona fisica, soggetto diverso, con i dati o della società o della persona fisica, l'indicazione dell'albo di appartenenza. Avvocati, geometri, ingegneri, architetti o quello che è, e poi indicare tutte le specifiche che vengono richieste. L'unica limitazione che esiste, che so per certo che esiste, è che se io, persona fisica Francesca Micheli, ho le password di Fisco Online e voglio iscrivermi a Entratel, devo restituire le mie password di Fisco Online. È anche vero che poi tramite Entratel io posso agire da intermediario per il signor Rossi, il signor Bianchi, il signor Neri, ma posso anche agire per me stessa e per le mie pratiche personali. Ora Nunziata mi chiede se anche l'agenzia immobiliare può inviare la successione telematica, ma diciamo che è un po' sforzata come scelta. È vero che, come dicevo prima, non esiste una limitazione di categoria professionale per la presentazione della dichiarazione, perché è un documento che può presentare anche il privato autonomamente. Però io le consiglio, magari agganciandosi al provvedimento di marzo 2018, di chiedere comunque conferma all'Agenzia delle Entrate, perché è naturale che solitamente quando ci si avvale di un intermediario, di un professionista, si fa all'interno comunque di certe categorie professionali. Io non vedo delle limitazioni assolute, però è anche vero che magari se è una categoria che non rientra in un'abilità dal Ministero potrebbe storcere il naso. Quindi le consiglio di chiederlo direttamente all'Agenzia delle Entrate, va in quella che per lei è più comoda e sono informazioni che dovrebbero sapere a carattere generale. Uso il condizionale perché ovviamente anche l'Agenzia è un po' in difficoltà ora in questa fase transitoria, ma man mano ovviamente diventa sempre più esperta sull'argomento. Bene, quindi a questo
punto noi siamo pronti per fare l'invio, siamo pronti, diciamo, per fare l'invio telematico. La nostra categoria abilitata, abbiamo l'abilitazione di Entratel, abbiamo il software di compilazione del nostro modello e dobbiamo capire che cosa contiene il nostro modello e quindi quali sono le informazioni che dobbiamo inserire. Vedremo un paio di altre domande e poi iniziamo questo nuovo argomento. Quali sono le responsabilità dell'intermediario riguardo al contenuto della successione rispetto alla vecchia procedura con consegna diretta? Ma in realtà non ci sono responsabilità diverse, nel senso che il cuore della materia rimane esattamente la stessa. Quindi, come prima, ovviamente il dichiarante è responsabile delle dichiarazioni che rende e soprattutto della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni che rilascia, soprattutto le autocertificazioni. Il professionista, ovviamente, è responsabile di indicare, di compilare correttamente la dichiarazione, questo mi pare evidente. C'è poi, lo vedremo nella striscia che riguarda l'individuazione dell'intermediario, un doppio codice da inserire. Quindi potrete inserire un codice 1 se la dichiarazione dite che è stata compilata dal vostro cliente e voi la inviate e basta, oppure codice 2 se dichiarate di essere stati voi a compilarlo, ovviamente con una responsabilità parzialmente diversa. Comunque tenga conto che la responsabilità rimane esattamente la stessa. Come si deve procedere per effettuare l'iscrizione a Entratel? Ci si deve recare in agenzia? Dipende, nel senso che se lei va sul software, scusate, sul sito dell'Agenzia delle Entrate e cerca iscrizione a Entratel, trova il modulo e può fare tutto tramite PEC. In teoria, sempre tramite PEC, lei dovrebbe ricevere i codici che poi le permettono di creare il suo ambiente di sicurezza, perché lei al momento dell'iscrizione riceve una prima pagina con un primo codice, poi inviando il modulo che le ho fatto vedere con un altro documento, dovrebbe ricevere una seconda pagina con un secondo codice e entrambi i codici le servono per creare questo ambiente di sicurezza. Uso tutti i condizionali perché io vi racconto la mia esperienza personale. Ho provato a fare la prima volta l'iscrizione a Entratel con la PEC, non ho ricevuto nulla e quindi poi sono stata chiamata dall'agenzia competente per territorio qua della Spezia e il funzionario mi ha detto: guardi, mi sono scordato di mandarle le password, ormai deve rifarmi una nuova domanda. Ho rifatto la seconda domanda e non mi è arrivato nulla per la seconda volta. La terza volta mi sono stampata il modello quello lì azzurro che vi ho fatto vedere, sono andata allo sportello, li ho consegnati e in 5 minuti ero iscritta. Quindi in linea teorica si fa anche tramite PEC, però fate un tentativo, se poi vedete che non ricevete risposta, lì dipende, no, dalla solerzia ufficio per ufficio, se non ricevete risposta andate allo sportello e in 5 minuti vi abilitano. Poi ovviamente quando avete in mano tutti i fogli con le password, tramite il sito dell'agenzia seguite, poi in realtà lo vediamo nel corso del corso, come si fa a creare questo ambiente di sicurezza con queste password, voi create la vostra area riservata all'interno del sito dell'agenzia, all'interno di Entratel e create anche appunto le chiavi di sicurezza che garantiscono che l'invio è fatto effettivamente da Francesca Micheli, abilitata a Entratel con quel codice, eccetera, eccetera. Bene, e ora veniamo a noi, andiamo a capire in cosa cambiano i contenuti del nuovo modello telematico. Partiamo da un presupposto, che tutto è diverso, ma in realtà i nostri capisaldi rimangono gli stessi, perché la normativa successoria non è cambiata, è sempre quella dettata dal codice civile e quindi non è stato cambiato una virgola su individuazione degli eredi, liquidazione, delle quote ereditarie, eccetera, e anche l'aspetto fiscale della normativa successoria è rimasto esattamente lo stesso, tant'è che le imposte si liquidano e si pagano esattamente come prima. Quello che cambiano sono le modalità con cui andiamo a inserire nel modello tutte le informazioni che vi dicevo prima servono all'agenzia per calcolare l'imposta di successione. Perché il modello, ricordatevi che sia quello cartaceo prima che quello telematico dopo, altro non è che il documento con cui noi diciamo all'agenzia come è stato distribuito il patrimonio del depuio e quindi permettiamo all'agenzia di liquidare l'imposta di successione. Ora, il vecchio modello 4, vi ricordate, aveva il frontespizio, l'albero genealogico nel retrofrontespizio, poi il quadro A degli eredi, i quadri B che erano quelli dell'attivo ereditario, che erano 4, il quadro B5 che è stato abrogato ormai da 20 anni, anche se essendo un modello cartaceo continuiamo a stamparlo, il quadro C che contiene le donazioni e il quadro D sulle passività. Il nuovo modello contiene parecchi quadri in più, perché i quadri sono 17 o 18, quindi sono un numero molto maggiore, ma a differenza del vecchio modello, solo intanto
solo alcuni sono quadri di obbligatoria compilazione. Adesso tra un attimo vediamo quali. E soprattutto, rispetto al vecchio modello, la novità è che il nuovo modello, essendo telematico, attiva solo i quadri che effettivamente andate a compilare. Quindi il modello si modulerà sulla specifica successione. Se voi non scrivete nulla nel quadro ES, che è quello delle donazioni, perché non ci sono precedenti donazioni da indicare, il quadro ES rimane cieco e quindi genererete un file che non lo contiene al suo interno. Mentre col modello 4 noi eravamo soliti stampare tutto il modello e consegnare anche le pagine bianche effettivamente non compilate. Qui vengono attivati i quadri obbligatori, che sono solo 4 in realtà, e poi tutti i vari quadri caso per caso. I quadri sono questi. Innanzitutto c'è il frontespizio, che vedremo un pochino diverso dal vecchio frontespizio. Il quadro EA in cui andiamo a indicare eredi, legatari e altri soggetti. I quadri E, B ed C in cui mettiamo gli immobili, quindi l'attivo ereditario immobiliare, e D in cui mettiamo le passività e in cui facciamo il riepilogo dell'asse ereditario netto, che è quell'asse ereditario che prima mettevamo nel frontespizio del modello 4. In F mettiamo i tributi dovuti in autoliquidazione, in EG l'elenco dei documenti che scansioniamo e leghiamo alla nostra pratica successoria, in EH mettiamo, e questo è un quadro del tutto nuovo, del nuovo modello, le dichiarazioni sostitutive rese dal dichiarante, quindi tutte le autocertificazioni del dichiarante le compiliamo direttamente sul software a crocette fondamentalmente, e poi le faremo firmare al nostro cliente nella copia cartacea che teniamo poi a disposizione venisse un controllo. Nel quadro EI mettiamo le dichiarazioni collegate alla voltura, anche questo evidentemente è un quadro nuovo perché il nuovo modello permette il collegamento automatico con la voltura. I quadri EL ed EM sono analoghi ai B ed C, quindi comprendono l'attivo ereditario immobiliare, ma per i terreni e i fabbricati del sistema tavolare, in EN mettiamo le aziende, in EO azioni, obbligazioni, quote sociali e altri titoli, in EP gli aeromobili, in EQ le navi e le imbarcazioni, in ER le rendite, i crediti e gli altri beni e in ES le donazioni. Già dall'elenco capite che non è cambiato tantissimo, al massimo tanti aspetti sono stati specificati in modo ulteriore, cosa necessaria perché, ripeto, non abbiamo più quelle strisce di osservazioni in cui possiamo scrivere quello che vogliamo e quindi tante informazioni l'agenzia ha dovuto creare casella per casella la possibilità di inserirle. Per l'invio della dichiarazione è previsto l'utilizzo del software desktop telematico. Non rispondiamo subito, lo vediamo alla fine quando apriamo il nostro desktop telematico. Andiamo un pochino avanti sui contenuti del nostro modello. Dicevo che quattro sono i quadri obbligatori: il frontespizio, e nel frontespizio noi mettiamo effettivamente chi è morto, e quindi è un'informazione che assolutamente dobbiamo dare all'Agenzia delle Entrate, oltre a mettere tutta una serie di informazioni aggiuntive, tra cui le caratteristiche del dichiarante e anche l'esistenza o meno di un intermediario che fa l'invio telematico. Nel quadro EA andremo a mettere gli eredi, i legatari e chiamati all'eredità, quindi coloro che prima mettevamo nel quadro A, ma notate bene, lo vedremo più nel dettaglio naturalmente, ma ricordatevi, questo è un punto importante, che nel quadro EA mettiamo anche coloro che, pur essendo stati chiamati all'eredità, hanno rinunciato, quindi anche i rinunciatari che prima non mettevamo nel quadro A del vecchio modello cartaceo vanno inseriti nel quadro EA con la spunta sulla casella rinuncia. Poi un altro quadro obbligatorio, il quadro di riepilogo dell'attivo ereditario, quindi il quadro EE, e infine il quadro EG, che è quello che contiene i documenti. È obbligatorio nel senso che c'è un documento che è sempre obbligatorio allegare. L'unico documento sempre obbligatorio è l'albero genealogico. Questo perché prima era all'interno proprio del modello cartaceo, era nella seconda pagina del modello cartaceo. Ora l'albero genealogico è impossibile che venga inserito nel modello telematico, perché evidentemente non sarebbe complesso, no, creare i campi obbligatori all'interno del software, e quindi è diventato l'unico documento che va sempre scansionato e allegato alla nostra pratica successoria. Tutti gli altri quadri non è che non sono obbligatori caso per caso. Sarà obbligatorio il quadro EB se abbiamo un terreno, il quadro EC se abbiamo un fabbricato, il quadro ED se abbiamo una passività e così via. Veniamo ora al nostro frontespizio. Io qui vi ho riportato, naturalmente, capitemi, oggi noi non riusciamo in un'ora ad affrontare casella per casella il nostro modello, lo faremo nel corso del
delle ore di corso, però già oggi vediamo a grandi linee le differenze. Già raffrontando il vecchio modello e quello nuovo, capite che il frontespizio è parecchio diverso. In quello vecchio c'era tutta una parte che riguardava il defunto e poi la parte dell'asse ereditario che abbiamo detto che ora è trasposto nel quadro E. Nel nuovo modello abbiamo più voci diverse, in particolare, a parte che andremo a dire il tipo di dichiarazione, la tipologia di devoluzione dell'eredità, poi andremo a dire i dati del defunto, ma vedete in una stringa molto più ridotta rispetto a quella precedente, e poi abbiamo una parte, la parte del testamento, che è analoga a prima, perché ovviamente se è una successione testamentaria dovremo anche dire quali sono gli estremi di pubblicazione del nostro testamento, e poi andiamo a compilare una parte che riguarda il soggetto che presenta il modello. E qua vengo alla domanda che avevate fatto all'inizio, prima ancora di iniziare, in cui un vostro collega mi diceva: ma se dobbiamo mettere il codice carica di chi presenta il modello, se dobbiamo mettere un professionista, che codice mettiamo? In realtà la sua domanda è sbagliata concettualmente, perché il modello non viene presentato dal professionista, il modello è presentato dal dichiarante. Quindi la parte che riguarda il soggetto che presenta il modello è la parte che riguarda il soggetto che, vuoi che sia un erede, vuoi che sia un chiamato, vuoi che sia un legatario, è tenuto a presentare la dichiarazione di successione. E questi soggetti hanno un codice carica da 1 a 9 che caratterizza l'erede, il chiamato all'eredità, il legatario, i loro rappresentanti legali, oppure eventualmente quei soggetti terzi che però fanno parte di quella specifica successione, il curatore dell'eredità, l'amministratore, il trustee se c'è una devoluzione in un trust e così via. Il professionista inteso come intermediario, quindi io Francesca Micheli che devo presentare la successione di Tizio, metterò come soggetto dichiarante Caio, uno degli eredi o uno dei legatari e così via, col suo codice carica di riferimento e tutti i suoi dati. E poi invece il mio nome verrà inserito nell'impegno alla presentazione telematica. Vedete che ve la sto indicando con la freccetta, qua in fondo metterete il vostro codice fiscale, metterete il vostro impegno con i codici, come vi dicevo prima, uno o due a seconda se dichiarate anche di aver voi fatto la compilazione del modello e poi la data dell'impegno con la vostra firma. In realtà non distraetevi al concetto di firma. Il modello telematico, nella sua versione file che generiamo e inviamo all'Agenzia delle Entrate, non contiene nessuna firma digitale, né la vostra, né tantomeno quella del vostro cliente privato cittadino. Però voi, una volta che fate l'invio telematico, dovete stampare una copia cartacea della dichiarazione di successione, farla firmare al vostro cliente qui dove c'è la firma del modello e anche in tutti i quadri interni alla successione in cui viene richiesta la sua firma, e li vedremo poi caso per caso, e voi stessi dovrete firmare qui dove c'è scritto impegno alla presentazione telematica. Tornando al nostro frontespizio, ovviamente non potendo approfondire più di tanto, però notate che poi c'è una parte finale che riguarda i casi particolari, cioè la dichiarazione di non voler dar corso alla voltura catastale, se come dicevo prima non volete arrivare alla voltura e volete farla col metodo tradizionale, e l'eventuale richiesta di copia conforme. Tornando, scusate un attimo. Ecco, tornando alle vostre domande, dunque, vedevo prima, ecco, perché chiedono chi ha compilato il modello? Ma lo chiedono, ma in realtà lei intende nella sezione intermediario, ma in realtà perché in teoria noi potremmo anche fare il solo invio telematico. È ovvio che non è così, nel senso che il privato, se viene da un professionista, è per farsi fare anche la compilazione fondamentalmente. Bene, volevo vedere un momento se mi avete chiesto qualcos'altro. Ecco, mi chiedevate come immettere i documenti di identità del dichiarante. Non vanno immessi fondamentalmente, perché nella nuova successione telematica il documento del dichiarante che firma la successione nella forma cartacea non deve essere inserito. Ancora, Roberto chiede: l'attestazione d'avvenuta presentazione, denominatasi con glifo, nel caso di invio della successione da parte dell'intermediario non si capisce bene dalle informative dove si scarica. Dall'entrata dell'intermediario come la copia semplice o arriva per posta al dichiarante? No, si scarica esattamente come la copia semplice, quindi diciamo all'interno di entrata dell'intermediario nel preleva documenti. Così c'è scritto nelle istruzioni.
Bene. E ancora l'ultima domanda e poi andiamo avanti. Francesco chiede, il quadro EI prevede la discordanza di intestazione tra catasto e dichiarazione, ma non è meglio, direi anche obbligatorio, rettificare prima le intestazioni errate, mancate volture precedenti, soggetti con diritti non più validi? Ma la risposta è certamente se lei prima uniforma tutta la situazione catastale non ha più la necessità di compilare il quadro EI per dare queste spiegazioni aggiuntive all'Agenzia delle Entrate. Il quadro EI è semplicemente messo per fare in modo di limitare i rischi di esclusione della voltura, perché l'Agenzia potrebbe sempre accettarle la dichiarazione e rifiutarle invece la voltura perché le informazioni non sono corrette. Comunque direi che se lei uniforma prima i dati catastali è la cosa migliore, altrimenti in certi casi può dare le informazioni aggiuntive dentro il quadro EI. La copia conforme serve per la presentazione della voltura se si decide di presentare questa in maniera tradizionale? La risposta è no. Così come adesso non le serve la copia conforme per presentare la voltura, anche per il modello telematico non serve più, non serve, diciamo, la copia conforme, ma le basta andare al territorio con la domanda di voltura e la copia della seconda ricevuta che riceve dall'Agenzia delle Entrate, che è quella che attesta la presa in carico della dichiarazione. Bene, io direi, vedo che avete fatto anche alcune altre domande, ma alcune sono anche sinceramente di argomenti che se li affrontiamo perdiamo un po' troppo tempo. Ne parleremo durante il corso, perché vedo che Paolo mi chiede se si possono sempre fare le successioni per possesso. Sì, diciamo con quella voltura che è solo, come posso dire, un usucapione formale e certamente non sostanziale, si può fare utilizzando il quadro EI che dicevamo prima e lo vedremo nel corso delle lezioni che poi in cui affronteremo i singoli quadri. Andiamo un pochino avanti. Il secondo quadro, il quadro degli eredi legatari, anche qua ve li ho messi vicini, e anche qui andremo a mettere erede per erede l'indicazione naturalmente dei dati personali del soggetto e anche la categoria del soggetto. Se è erede legatario, se è semplice chiamata all'eredità che magari ha rinunciato poi all'eredità, se è il coniuge rinunciatario, se è un trust, se è un soggetto diverso. Metteremo il codice in tipo soggetto e se è anche un rinunciatario lo inseriremo comunque nel quadro EA e metteremo la X su rinuncia. È naturale che tutti questi aspetti collegati a questi codici vanno approfonditi meglio, comunque diciamo che in una visione d'insieme ricordatevi che in questo quadro dobbiamo indicare tutti gli eredi, tutti i legatari e anche coloro che hanno rinunciato all'eredità, seppur chiamati. Gli altri quadri riguardano l'attivo ereditario, eravamo abituati a compilare B1, B2, B3, B4, adesso ne abbiamo parecchi di più. Cambia poco, sinceramente, però andremo a compilare l'attivo immobiliare in quattro quadri invece che uno. Noi avevamo il B1 in cui mettevamo tutti i beni immobili, adesso abbiamo EB per il catasto terreni, EC per il catasto fabbricati, EL per i terreni che appartengono al catasto tavolare e M per i fabbricati che appartengono al catasto tavolare. La scelta del legislatore è solo semplificativa, nel senso che i quadri, come vi dicevo, sono di compilazione blindata e quindi il legislatore ha ritenuto necessario distinguere i terreni dai fabbricati perché le informazioni che chiede sono parzialmente diverse. Ad esempio, per i terreni ci chiede che tipologia di terreno è, se è edificabile, parzialmente edificabile, non edificabile. E quindi aveva la necessità di inserire questo specifico codice che non serve al contrario nei fabbricati dove le domande sono di natura diversa. Vorrei farvi notare, questo riguarda in realtà tutti i quadri dell'attivo ereditario, che per ogni cespite ci viene chiesto qual è il possesso del defunto, se il defunto era proprietario di un mezzo, un terzo, un sesto, qual è il diritto che aveva il defunto, se era titolare del diritto di proprietà, di superficie, eccetera, eccetera, e poi il valore del bene stesso, valore che ovviamente verrà calcolato in base a quello che dice il testo unico 346 del 90. Notate anche che poi queste informazioni vengono riportate in una stringa successiva che si chiama devoluzione, che vi sto indicando con la freccetta, in cui diremo erede per erede, perché rigo e modello sono l'identificazione del singolo erede, quanto ricevono della quota di possesso del defunto, per quale diritto e quanto vale la loro singola quota. Quindi noi diremo
Questo terreno era possesso del defunto 1 su 1, diritto 1, cioè diritto di proprietà, e valeva 100. E allora l'erede 1 andrà a quota un mezzo del diritto 1 di proprietà, valore 50. E all'erede 2 quota un mezzo, sempre diritto 1, valore 50. Gaetano mi chiede se il valore è calcolato in automatico. Il valore calcolo dipende intanto da che strumento software utilizza. Diciamo che per quanto riguarda il diritto di proprietà, si può utilizzare il valore catastale che si calcola moltiplicando la rendita catastale per il moltiplicatore rivalutata e poi moltiplicata per i moltiplicatori per categoria. Per gli altri diritti reali ci sono altre metodologie di calcolo caso per caso diverse, che comunque sono indicate nella parte nella schermata che state vedendo, ma anche nelle istruzioni del modello. Il quadro EC è un pochino diverso, anche lui contiene, vedete, possesso del defunto codice diritto che poi troviamo speculare anche nella devoluzione, poi contiene tutta una serie di informazioni che riguardano invece i fabbricati. Scenderemo un po' più nel dettaglio, naturalmente, in futuro, però dovremo indicare se eventualmente quell'immobile è un bene aziendale, dovremo andare a mettere ovviamente tutti i dati catastali del nostro immobile, andremo a mettere se c'è la discordanza dei dati da intestatario, passaggi senza atti legali, se c'è un diritto d'abitazione sull'immobile, se ci sono ad esempio altri immobili graffati, quindi tutte informazioni che riguardano nello specifico i fabbricati. Ci sono poi ben 5 quadri per i beni mobili. Anche qui sembra essere cambiato tanto, ma in realtà il quadro N, il quadro O e il quadro R sono analoghi a quelli che c'erano prima. Anche prima avevamo il quadro delle aziende, intese come ditte individuali, il quadro delle azioni e delle obbligazioni e il quadro residuale, gli altri beni del quadro B4. Sono stati aggiunti i quadri EP ed EQ che contengono navi e aeromobili, quindi sono due quadri molto residuali perché non è che ci capitano tutti i giorni, ma se ci capita un aeromobile è più comodo avere un quadro in cui ci chiedono i dati del documento di proprietà dell'aeromobile che non avere un quadro unico in cui dobbiamo far stare informazioni che riguardano che sono un conto corrente così come una nave o un aeromobile che sono beni completamente diversi. Li vediamo velocemente. Il quadro EN è quello delle aziende, metteremo il valore aziendale e il diritto, se è diritto di proprietà o altro diritto, solitamente dei beni mobili, il diritto del decuius è il diritto di proprietà. Metteremo se è collegata a quell'azienda, ci sono immobili aziendali che abbiamo inserito nel quadro C e infatti qua troviamo il collegamento al quadro di riferimento per gli immobili aziendali. Mettiamo solo nel caso delle aziende la quota di possesso del defunto perché vi ricordo che nel quadro N vengono inserite solo le ditte individuali, quindi ovviamente il possesso è al 100% del defunto. Anche qua, come negli altri campi, troviamo la ripartizione nelle quote degli eredi, cioè la devoluzione agli eredi. Emanuele mi chiede se nel nuovo modello bisogna indicare la quota di possesso degli eredi. La risposta è assolutamente sì, cioè noi creiamo anche le singole quote ereditarie, perché andiamo a dire erede per erede che percentuale di quel diritto ricevono dal decurso. Ovviamente potranno essere diritti esclusivi se si andava avanti a un testamento, se no successioni per quota, se siamo in una successione legittima. Nel quadro EO mettiamo azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali e qui comprendiamo i titoli quotati e non quotati, quindi tutti i dossier titoli che possono essere in banca, eccetera. I titoli esenti, quindi ricordatevi che dobbiamo inserire anche titoli di Stato, buoni postali, BOT, CCT, eccetera. Ovviamente mettendo il codice 3, per cui il sistema li prenderà poi come valori esenti da imposta di successione, e i fondi comuni di investimento. Per tutti questi titoli individueremo la tipologia di titolo, metteremo ovviamente i dati specifici del titolo e i documenti che alleghiamo e che attestano il contenuto e il valore di quello specifico titolo. Nel quadro EP, come dicevo prima, mettiamo gli aeromobili, ovviamente copiando i dati dal libretto, ma anche qui è proprio compilativo, non ci sono grandi informazioni da inserire se non quelle che troviamo nel libretto dell'aeromobile, e nel quadro EQ mettiamo le imbarcazioni. Vi ricordo che per quanto riguarda le imbarcazioni, ricordatevi che parliamo di navi e imbarcazioni e non di semplici natanti, quindi sotto una certa metratura non sono da inserire in successione. Nel quadro R mettiamo le rendite, i crediti e gli altri beni. Quindi metteremo i beni inventariati col codice B, CR, crediti, rimborsi fiscali,
e anche le somme depositate in conto corrente, DN, denaro, gioiello, immobilia, GD sono i legati fatti a favore di un legatario ma a carico degli eredi, è un caso molto particolare, lo vedremo in modo più approfondito quando avremo un pochino più di tempo a disposizione, e AB, altri beni. Ora, un vostro collega Riccardo mi chiede se il quadro EO sostituisce la richiesta del modello 240. Ovviamente, a parte no, nel senso che né il quadro EO né il quadro R, dove mettiamo un eventuale saldo del conto corrente, sostituiscono nulla, perché anche prima, nella vecchia dichiarazione, voi compilavate i quadri B3 e B4 e poi chiedevate la copia conforme. Ora come ora, se vi serve la copia conforme, la dovete chiedere o in via telematica mettendo la X nel frontespizio, quindi chiedendo una copia conforme telematica, oppure una volta che ricevete nel vostro cassetto documenti la copia semplice, andando a chiedere la copia conforme allo sportello dell'agenzia. Marco mi chiede se nel quadro R vanno inseriti i conti correnti, postali e bancari. La risposta è sì, assolutamente sì, col codice CR. E Jacopo dice una cosa interessante, dice che gli è capitato un caso dove il conto corrente era zero, il quadro mi dava errore, ho dovuto dare un valore altrimenti si bloccava, è successo anche a lei? Nì, nel senso che inizialmente c'era questo problema e c'è per quasi tutti i quadri ancora, nel senso che l'agenzia nelle sue istruzioni software, che poi sono stati ovviamente utilizzati anche per tutti i software commerciali, che quindi non potevano correggere questo bug, l'agenzia sostiene che ogni quadro per... Diciamo, ogni cespite deve avere una valorizzazione, almeno 1 euro, 1 centesimo, quello che sia. Le valorizzazioni a zero non erano accettate. Poi, con una riforma di qualche mese fa, hanno corretto il software e quindi adesso i conti correnti, quindi nel quadro R e i fabbricati rurali in EC, possono essere messi valorizzati a zero. Quindi dovrebbe riprovare, adesso le dovrebbe dare l'ok. Se non le dà l'ok, metta 1 euro per far passare la pratica. Bene, ci sono poi gli altri quadri che ovviamente adesso vediamo velocemente, c'è il quadro D dove andremo a indicare le passività, il quadro S dove andremo a indicare le donazioni e gli altri atti di liberalità fatti in vita dal De Cuius, il quadro E che è quello che riepiloga l'attivo ereditario netto, nel quadro F viene fatto il calcolo delle imposte dovute in autoliquidazione, quelle che dicevo prima verranno addebitate sull'IBAN indicato. Nel quadro EH le autocertificazioni rese dal dichiarante e nel quadro EG i documenti che andiamo ad allegare. Nel quadro E, come dicevo, mettiamo il valore globale netto, torno indietro, volevo farvi vedere prima il quadro. Vedete, in realtà è un riepilogo di quello che abbiamo messo nei singoli quadri dell'attivo ereditario, meno il passivo viene fuori il totale del valore dell'asse ereditario netto. Ricordatevi che in realtà però l'imposta di successione, e infatti questo quadro è un po'... Lascia un po' il tempo che trova, perché l'imposta di successione, ricordatevi che non si paga sull'asse ereditario netto, ma si paga quota per quota. Poi, quando l'agenzia andrà a calcolare l'imposta, è vero che ha già questo riepilogo dell'asse ereditario netto nel quadro E, però dovrà vedere erede per erede quanto ricevono, dovrà vedere erede per erede se ha una franchigia di cui godere. Se poi l'erede supera la franchigia, alla sua base imponibile netta dovrà aggiungere il famoso 10% della presunzione dell'articolo 9 del testo unico 346 del 90. In quel modo avrà creato la singola quota e su di essa calcolerà l'imposta con l'aliquota dovuta erede per erede. Vi faccio un esempio banale che io faccio sempre perché è molto chiaro. Arriviamo a questa tabella qua e ci viene fuori che il nostro totale valore asse ereditario netto è 2 milioni di euro. Gli eredi sono il coniuge, superstite e un figlio, ereditano 1 milione ciascuno. Mettiamo che non avevano donazioni pregresse, hanno ancora tutta la loro franchigia. L'attivo ereditario è 2 milioni di euro, l'imposta dovuta è zero perché le quote sono 1 milione ciascuno, ognuno dei due è sotto franchigia e non paga 1 euro. Mettiamo il caso che invece del coniuge e del figlio gli eredi siano il coniuge e il fratello del De Cuius perché non aveva figli la coppia. Sapete che il coniuge eredita 2/3 e il fratello 1/3. Bene, i 2 milioni andranno circa 1,4 milioni al coniuge e circa 600 mila euro al fratello. Sul 1,4 milioni il primo milione di franchigia vorrà dire che la base imponibile netta è 400 mila euro. Ci aggiungiamo la presunzione del 10%, 40 mila euro, su di essi il coniuge pagherà il 4%.
Quindi l'imposta dovuta dal coniuge sarà il 4% di 440.000 euro. Il fratello su 600 ha 100.000 euro di franchigia che togliamo, quindi la sua base imponibile è 500.000, più il 10% 550.000, aliquota 6%, quindi pagherà il 6% su 550.000 euro. Quindi anche se il quadro è identico, 2 milioni da una parte, 2 milioni dall'altra, poi in realtà l'imponibile quota per quota, che è quello che rileva, è diverso. Il quadro F, come vi dicevo, riepiloga tutte le imposte dovute, ipotecaria, catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo e tributi speciali e naturalmente, in caso di ravvedimento operoso, sanzioni e interessi. Come questo l'abbiamo già detto, ma ve lo ricordo, le imposte calcolate in F devono essere pagate al momento della presentazione e si fa questo pagamento tramite l'IBAN indicato, nel modello. Se non indichiamo nessun IBAN, il modello in via telematica non parte. Il quadro EH è quello delle autocertificazioni del dichiarante, vedete che è una mega autocertificazione per cui il dichiarante, consapevole delle conseguenze penali, eccetera, eccetera, dichiara che con tutte le sue autocertificazioni. E infine il quadro EG è quello in cui mettiamo l'elenco dei documenti che abbiamo scansionato e acquisito al nostro modello. L'ultima cosa su cui vi pongo l'attenzione in questa sono... So che sto già parlando da un'ora, però datemi ancora qualche minuto. In realtà, condensare le informazioni che poi spiegheremo meglio in un corso ben più lungo è difficile in un'ora, però spero di avervi dato già un'idea di insieme di come questa riforma ha inciso sulla presentazione della dichiarazione di successione. Comunque, l'ultimo aspetto riguarda il vero e proprio invio telematico. Abbiamo detto, io Francesca Micheli sono in una delle categorie che può fare l'invio telematico, sì. Io Francesca Micheli ho chiesto le password di Entratel, sì. A questo punto ho compilato il mio modello nel software, mi viene fuori questo bel file e io posso procedere all'invio telematico. Ricordiamoci che lo può fare o il dichiarante da solo con Fisco Online oppure io e tutti voi per i vostri clienti tramite Entratel. Bene, a questo punto abbiamo inserito tutti i nostri dati, tutte le nostre informazioni su chi è morto, su chi ereditava, sui beni, tutte le agevolazioni, le riduzioni che abbiamo richiesto, tutte queste informazioni le abbiamo già inserite nel nostro modello. Controlliamo che in effetti torni tutto, perché lo vedremo più nel dettaglio durante le lezioni, però il nuovo modello contiene tutta una serie di collegamenti interni. Quindi se noi chiediamo una certa agevolazione, il modello si ricorda che dobbiamo allegare un certo documento, magari. Quindi controlliamo di aver compilato la pratica correttamente e a questo punto generiamo il file. Il file è un file che ha un'estensione particolare, che è l'estensione .such, come PDF, come doc, invece il file delle successioni è .such. In particolare è il codice fiscale del decuio strattino /suc13.suc. Generato il file, noi dovremo farlo girare dentro il desktop telematico per l'invio. Bene, il desktop telematico che cos'è? Il desktop telematico è come posso dire, è un contenitore che noi scarichiamo dall'area riservata dall'Agenzia delle Entrate nel nostro computer e lavora in locale. Quando noi lavoriamo dentro il desktop telematico, adesso ve lo faccio vedere poi aperto, in questo desktop telematico noi abbiamo scaricato, la prima volta che abbiamo scaricato il desktop telematico, dentro questo contenitore abbiamo scaricato Entratel e abbiamo scaricato il software di controllo delle dichiarazioni di successione. Perché è vero che noi possiamo fare l'invio telematico, ma in realtà il file .such ancora non può essere inviato telematicamente, perché prima deve passare attraverso il software di controllo che noi abbiamo scaricato nel desktop telematico. Se poi il software di controllo dell'agenzia dice che il nostro modello è compilato bene e non contiene errori, modificherà l'estensione del file, diventerà un file .dcm e questo file potrà, sempre tramite il desktop telematico, essere inviato all'Agenzia delle Entrate. Quindi, la prima volta voi dovrete, una volta fatte le password, entrate tramite la vostra area riservata diciamo del sito dell'Agenzia delle Entrate, vi scaricherete il desktop telematico e dentro il desktop telematico andrete a scaricarvi Entratel e andrete a scaricarvi il software di controllo. Una volta fatto la prima volta, voi dentro avete già tutti i vostri strumenti. Quindi cosa farete? Tornando indietro, generate il vostro file .such. A questo punto aprite il vostro desktop telematico, ci mettete la vostra password, ricordatevi che lavoro in locale, quindi se avete tre computer avete tre desktop telematici in cui non trovate i documenti caricati nell'altro computer, perché lavorano
in locale, anche se poi hanno un collegamento all'esterno con Entratel. Comunque mettete le vostre password, accedi e vi si apre la schermata iniziale. Schiacciate applicazioni, schiacciate Entratel, io in questo caso ho Entratel perché ci ho scaricato effettivamente Entratel nel mio desktop telematico e arrivate a questa schermata qua. In questa schermata qua vedete che vi dice che cosa volete fare, qua c'è scritto controlla, quindi schiacciate il tasto controlla e a quel punto vi darà la possibilità di caricare il vostro file .such. Il software ve lo controlla, se vi dà errore non vi genera il file conforme all'invio e dovrete tornare a fare le correzioni che vi richiede. Se invece va bene, vi genererà un file che troverete dentro l'archivio incontrollati e tramite questa seconda casella autentica lo potrete autenticare per poi procedere all'invio telematico. Anche questo passaggio lo vedremo passo per passo poi durante il corso. L'ultima cosa, e poi veramente possiamo chiudere, riguarda le ricevute. Una volta che il file passa al controllo, lo autenticate e lo inviate. La prima ricevuta in realtà è il fatto che l'avete inviato, quindi la leggete sul desktop telematico. Poi, tramite Entratel, la vostra area riservata, riceverete una ricevuta che è la più importante perché è quella di presa in carico della vostra successione, che vi serve sia per interrompere il termine annuale che avete per presentare la dichiarazione, sia per fare l'eventuale voltura cartacea o comunque l'eventuale voltura tradizionale se avete escluso la voltura automatica. Ed è la seconda ricevuta che prende in carico, di presa in carico della dichiarazione. Poi riceverete una terza ricevuta di addebito sul conto corrente, che ci dirà se l'addebito è avvenuto con successo oppure no. Poi riceverete, dopo un po' di tempo, quando in effetti il file andrà al funzionario competente che controllerà i contenuti della vostra dichiarazione, rilasciata nel cassetto documenti, la copia semplice della vostra dichiarazione di successione con i timbri, di presentazione. E infine la quinta ricevuta che dovreste ricevere, ma in alcuni casi è un po' utopica perché a me stesso è successo di presentare una successione, ottenere la voltura regolarmente, ma non ricevere mai la ricevuta di voltura andata a buon fine. Comunque, la quinta ricevuta dovrebbe essere quella che attesta se la vostra voltura è andata a buon fine oppure no. Le vedremo ovviamente passo per passo tutte insieme. È naturale che oggi, per questione di tempo, non posso approfondire nel dettaglio tutti questi passaggi. Comunque, cercheremo nel corso di vedere anche come si crea l'ambiente di sicurezza. Faremo delle simulazioni di invio proprio per vedere anche questi aspetti un pochino più originali. Anche se magari chi di voi già presenta gli RLI telematici ha già un po' imparato come funziona. Vediamo un attimo le ultime domande che mi avete fatto. Datemi ancora qualche minuto. Ecco, Diego mi chiede se si possono inserire più i bandegli eredi per dividere in base alle quote ereditate. La risposta è assolutamente no, per nessun motivo. E questo è il problema per cui se gli eredi non si mettono d'accordo, per forza bisogna dargli l'F24, farglielo pagare e poi provvedere in maniera cartacea, perché l'unico IBAN che si può mettere è o il nostro, e allora ci facciamo fare noi i bonifici dei vari eredi, ma mi immagino quanto ne abbiate voglia di mettere il vostro conto corrente a disposizione in questa maniera, anche perché a volte comunque le imposte sono sostanziose, ecco. In alcuni casi magari no perché non ci sono immobili o c'è una prima casa e basta, ma quando iniziano ad esserci immobili che pagano imposta al 3% si parla di cifre anche un pochino più importanti, quindi magari voi non ne avete voglia e lo posso ben capire. Oppure se non mettete il vostro, per forza deve essere solo quello del dichiarante, quindi colui che risulta come soggetto che presenta la dichiarazione di successione, non quello della sorella, che potrebbe anche non sapere di essere coinvolta, non quello del decuius, ma solo quello del dichiarante. Nel caso di successivi accertamenti di valore e rettifica delle imposte pagate, le somme saranno prelevate direttamente dal conto corrente? La risposta è no. E infatti questa è una delle paure che il nostro cliente medio ha nel darci l'IBAN, perché ha paura che un domani ci caricano sopra anche l'imposta di successione, le sanzioni, eccetera. La risposta è no. Qui l'autorizzazione è al prelievo esattamente della somma indicata nel quadro EF. Posso fare l'invio telematico con le credenziali del cliente anche se sono un professionista? Allora, se il suo cliente ha Fisco Online, quindi viene da me Mario Bianchi mi dice io Fisco Online ce l'ho. Se io voglio fare l'invio con le sue password di Fisco Online, non mi metto come intermediario, quindi io gliela compilo come se la compilasse da solo e gliela invio con le sue password come se la fosse compilata e inviata da solo da casa sua.
Ovviamente in quel caso non agiremo noi come intermediario, lui poi dovrà verificarsi tutte le ricevute nella sua area personale e così via. Emanuele chiede: con la voltura automatica l'agenzia provvede direttamente a farla? La risposta è sì. La pratica dovrebbe arrivare fino alla voltura finale. Se per caso poi si riscontrano delle incongruenze che impediscono totalmente o parzialmente la voltura, dovrebbe ricevere una ricevuta negativa e a quel punto potrà procedere con la voltura tradizionale. Si può consegnare la successione cartacea mediante delega del dichiarante? Ma guardi, non è scritto da nessuna parte di no, però io so che l'ho sentito dire da parecchi di voi in vari corsi che ho fatto, che in alcuni casi quando vedono il tecnico, il professionista comunque a presentare la pratica con delega, non gliela ricevono, la pratica telematica in forma cartacea. Quindi il mio suggerimento è, se non avete altra scelta che fare il pagamento con F24 e fare la consegna cartacea, toglietevi di mezzo e fate la consegna. Magari lo accompagnate, però fatela consegnare al cliente come privato, perché lì l'agenzia ha molto meno da brontolare. Se vede il professionista, gli dice cammina e vammi a fare quella telematica che conviene a entrambi, fondamentalmente. Allora, il frontespizio va fatto firmare da erede professionista, quindi il file SUCE è quello che contiene le firme? Assolutamente no. Il file SUCE glielo genera e non contiene nessuna firma. Poi lei quel file lì lo genera in formato stampabile, se lo stampa si fa firmare dal suo cliente l'originale che tiene a sua disposizione e lo tiene nel cassetto, che se le viene un controllo lei deve dimostrare di avere una copia firmata, ma quello che viene inviato è senza nessuna firma, né sua né del suo cliente. Il formato del PDF da allegare deve essere solo del tipo A? In realtà può essere sì, del tipo A o anche in formato TIFF può essere, comunque è scritto espressamente nelle istruzioni. Esiste il pericolo di pagare per una successione che poi non va in porto? Nì, nel senso che come succede adesso, quando lei la presenta ha già pagato l'F24, se poi la chiamano che ci sono degli errori o delle incongruenze, deve fare le modifiche richieste. Può succedere assolutamente anche in quella telematica. Allora, come si pagano i diritti catastali della voltura? Beh, se lei mette voltura automatica, nel calcolo delle imposte dovute nel quadro EF vengono aggiunti anche i diritti collegati alla voltura. E sono sempre, chiede Giuseppe, presi da Lehman? La risposta è sì, perché vanno all'interno del quadro EF. In caso di conto cointestato tra decuius e dichiarante, si può inserire l'IBAN? Ma io sono un po' perplessa. Diciamo che tendenzialmente sì, se hanno la firma disgiunta, però se abbiamo la possibilità di fare altrimenti sarebbe la soluzione migliore. Diciamo che in linea teorica l'addebito con firma disgiunta lo dovrebbero fare. La conservazione del cartaceo, ci chiede Antonio, è per 10 anni? La risposta è nì, nel senso che io inizialmente avevo suggerito anch'io proprio 10 anni, poi in realtà, in effetti, ricordatevi che l'Agenzia delle Entrate può fare accertamenti tornando indietro per 5 anni. Quindi io direi che bastano i 5 anni dalla scadenza della successione, quindi 6 anni dalla morte del decuius. Poi, se lei ha la possibilità, i 10 anni standard sono la soluzione più cautelativa, senza dubbio. Allora, vediamo ancora questa, poi direi che vi posso lasciare liberi, che vi ho stordito abbastanza in quest'ora qualcosa. Ho effettuato la mia quarta successione online e da 15 giorni non mi è ancora stata fatta la voltura e non mi è stata trasmessa ricevuta negativa di mancata voltura da Napoli. Sì, ma è abbastanza normale. Tenga conto che di solito per il rilascio della copia semplice nel cassetto documenti ci vogliono una ventina di giorni e la voltura è comunque successiva, quindi direi che siamo ancora nei tempi tecnici. Tenga d'occhio la situazione, se poi vede che non le fanno la voltura e non le arrivano nemmeno informazioni, diciamo, ricevute negative, vada a chiedere al territorio.
Bene, io direi, non so cosa dite voi, direi che possiamo fermarci. Alcune di queste cose le abbiamo anche enunciate, a chiedere se la successione deve essere presentata entro un anno dalla morte del decurso. Sì, le regole sono sempre le stesse, quindi i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione sono gli stessi, l'obbligo di presentazione è rimasto lo stesso e anche i termini, quindi avete tempo un anno dall'apertura della successione. Assolutamente sì. Mi chiedono se per caso la voltura telematica non passa, se i diritti si pagano due volte. La prima volta si pagano in forma telematica e credo di sì che si paghino nuovamente anche nella voltura cartacea. Il mio consiglio in questo momento è: se avete delle volture semplici, fate l'automatica. Io l'ho fatta e mi è andata a buon fine senza problemi. Se avete delle volture che iniziano ad essere più problematiche, magari per quote, per provenienze particolari, forse vi conviene escluderla, andarla a fare in forma cartacea. Sì, vi dovete fare una gita all'agenzia del territorio, ma siete più sicuri dell'esito della voltura stessa. Bene, io direi, non so se ci siete. Sì, Francesca, se ritieni di aver un po' concluso, poi è chiaro che qui se guardassimo le domande magari andremo avanti un'altra ora, ma ovviamente questo era un... Alcune sono raddoppiate, Come? vedo più o meno abbiamo risposto. Alcune sono doppie, nel senso che sono simili una con l'altra. Sì, esatto, ecco, poi dopo è chiaro che come dicevo all'inizio, questo era un seminario propedeutico al corso per cui... Eventualmente chi di voi poi è interessato, come vedo, lo siete, almeno quelli che hanno fatto le domande, ecco, potrà valutare eventualmente di iscriversi al corso e quindi lì poi sono 6 lezioni a 2 ore in cui l'avvocato Francesca Micheli avrà modo di sviscerare tutta la problematica. Ma poi tanti, Sì, tanti aspetti più facili vederli quadro per quadro, ecco, così in un'idea d'insieme è anche più difficile affrontare la domanda specifica e dettagliata, sì, ecco. immagino perché poi lì magari le risposte si vedono proprio Esatto. compilando i vari quadri e allora lì si può chiarire molto meglio che non doverne parlare così un po' a chiacchiere. E niente, io direi che allora vi invito sempre a valutare la descrizione del corso. Adesso magari passo la palla di nuovo a Gregorio per chi di voi vuole rimanere, che magari vi fa un piccolo ripasso su come... andare a vedervi la registrazione a partire da stasera tardi o al massimo domani mattina e dopo di come fare il test per ottenere il credito, che poi è ovviamente uno anche degli obiettivi di questi seminari. Io nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questo seminario, mi sono reso conto, io poi non mi occupo di successioni, per cui per me è abbastanza tutto arabo. Però mi sono reso conto dall'esposizione dell'avvocato Micheli che è una materia, non dico complicata perché poi si tratta di compilare un modello, però abbastanza articolata, l'ho capito dalle domande che avete fatto, le risposte che vi ha dato l'avvocato Micheli, per cui sì, questo mi conforta sul fatto di aver organizzato questo corso perché vedo che effettivamente è un corso che può essere molto utile a tanti colleghi. Allora, Gregorio, adesso tu ti sei preso già il monito, mi pare capire. E niente, se Sì. vuoi riepilogare un po' come devono fare a rivedere la lezione per chi vuole vederla registrata, per come scaricare il file con le slide e soprattutto come fare il test per avere il credito formativo. Sì, certo, sono tornato quindi sull'home page del sito, da qui sono già loggato e quindi vado dal menu profilo nei i miei corsi. E torno alla schermata da cui siamo partiti per entrare nel seminario. Vi ripeto, fra qualche ora qui al posto di webinar troverete video, però vi ripeto ancora una volta che noi vi informeremo di tutto ciò nel forum del corso. Quindi se voi visitate costantemente il forum del corso, qua troverete un nuovo post, un nuovo argomento che appunto indica che è disponibile il video e che potrete quindi andarlo a vedere. Quindi qua, cliccando su video, potrete rivedervi questa sessione. Naturalmente, se volete scaricarvi le slide, clic su File, vi si scarica il file zip, dove potete vedere le slide del seminario introduttivo e poi le slide dell'avvocato Micheli.
All'inizio avevamo trovato un errore, adesso dovrebbe già essere stato corretto, quindi se andate qui, se il problema era delle date, eccola qua, 26 ottobre 2018 inizia il corso vero e proprio, quindi è confermato che è corretto anche il file, quindi se appunto lo riscaricate potrete avere anche le slide corrette. E adesso andiamo a vedere invece il test. Prima ancora di vedere il test, volevo però, prima magari di dimenticarmene, di dire a tutti voi di controllare dal menu qua a profilo il mio profilo. Cioè ognuno di voi si è iscritto, si è registrato con dei dati, perché capita qualche volta magari che c'è qualche dato sballato, soprattutto il codice fiscale, perché poi per assegnare il credito formativo è importante che il codice fiscale sia corretto. Quindi qua andate a controllare tutti i vostri dati e se c'è qualcosa da correggere fate la correzione e fate clic su modifica per salvare le modifiche. Sì, Se invece volete cambiare la password, sì, dimmi. approfitto di questo che stai dicendo perché ho visto anche che qualcuno si è registrato con la mail PEC e anche se nella forma di registrazione è scritto bello in rosso, in grassetto, non registrarsi con la mail PEC, però c'è sempre qualcuno che lo fa. Ecco, io se qualcuno di questi è all'ascolto o poi sentirà la lezione registrata. Dico, andate a modificare la mail con una normale perché noi non mandiamo le comunicazioni via mail PEC, ma mandiamo via mail normale. Ecco, questo è importante. Bene, torno allora alla pagina dei corsi e da qui vi faccio vedere adesso come entra a effettuare il test. Abbiamo già detto che il test deve essere tassativamente svolto entro il 26 ottobre, vedete soffermandosi esce sempre la data. Sono disponibili due tentativi. Prima di fare il tentativo vi consiglio di chiaramente stamparvi le slide, studiarvi le slide e magari eventualmente rivedervi anche la registrazione. Allora, in questo momento io farò il test in maniera del tutto casuale, cioè non vado a rispondere in maniera corretta Anche e perché, comunque vi faccio vedere. Gregorio, non sapresti neanche rispondere in maniera corretta. Esatto. No, non saprei assolutamente rispondere in maniera corretta. Comunque vedete che c'è questo messaggio di attenzione che in Allora non pratica. hai sentito la lezione. No, Esatto, non ha senso. esatto. Allora, vedete che c'è questo messaggio che spiega in pratica di non proseguire se non si è, se non si ha il tempo poi materiale per eseguire il test. Dura un'ora il test, perché no, da che parte non c'è modo di fermare, di fare una pausa. Il tempo scorre e quindi dovete rispondere entro questa ora di tempo. Quindi a questo punto io dico prosegui, vado avanti con il mio test. Potete vedere qua in alto a destra il tempo. Ho ancora 59 minuti e tot secondi, come vedete. È sufficiente per superare il test, perché di solito il test da 20 domande viene superato in 15 minuti, in Sì, sostanza. Gregorio, sì, voglio anche dire, perché magari ho visto che quando uno vede il countdown, qua il cronometro che parte, un po' tende ad andare in ansia. In realtà abbiamo visto poi che noi calcoliamo 3 minuti a domanda, quindi per 20 domande calcoliamo un'ora, poi in realtà diamo sempre un'ora anche se le domande sono meno. E poi ho visto che le statistiche dei nostri corsisti sono che in realtà poi il test viene fatto in molto meno, cioè quasi tutti stanno dentro la mezz'ora, ecco, per cui non pensiate che l'ora sia tirata, ecco, l'ora è più che sufficiente, tanto più se le domande sono meno di 20, ecco, per cui state tranquilli da questo punto di vista. Sì, certo. Come vedete, adesso qua c'è la prima domanda di 10. E io adesso risponderò in maniera del tutto casuale, anzi clicco sulla prima e vi dico anche un'altra cosa. Il test è rimescolato, quindi ognuno di voi quando farà il test, come prima domanda non troverà questa, non troverà probabilmente un'altra, perché viene proprio vengono rimescolate casualmente le domande e anche le risposte. La seconda volta
nel caso in cui il primo tentativo non fosse andato a buon fine, la seconda volta che rifate il test non troverete come prima domanda quella della prima volta, ma vengono rimescolate e anche le risposte. Quindi questa domanda, quando vi Scusa capiterà, Gregorio, io ti interrompo sempre, mi scuserai, ma perché poi mi vengono in mente sempre un po' le situazioni che si creano in questi casi, no? Fatto bene a dire che sia le domande sia le risposte vengono rimescolate e vengono rimescolate chiaramente anche da un iscritto all'altro, per cui adesso non sarà sicuramente il vostro caso, ma se uno risponde il test e poi dice lo do all'amico che lo fa anche lui, in realtà al suo collega le domande si presentano diversamente, le risposte diversamente. In molti casi, poi non so se lo faremo anche in questo corso, ma può darsi di sì, addirittura le domande sono, non so, 15, ma sono estratte da un insieme di 30, per cui addirittura non ci sono nemmeno le stesse domande da uno all'altro. Ecco, per cui non pensiate che passate il test all'amico e lui basta che risponda alla stessa maniera, perché lui chiaramente il test a quel punto lì lo fallisce. Ecco, questo va un po' detto. Va bene, detto questo, adesso risponderò in maniera casuale, metterò sempre la prima risposta, vado avanti, passo alla seconda, vado avanti con la terza, con la quarta, vado via veloce naturalmente. Probabilmente qualcuna di queste risposte sarà anche corretta. Gregorio, puoi anche dire che Aspetta. sicuramente c'è anche il tasto indietro, per cui se uno si rende conto che Sì. le due domande prima forse gli viene il dubbio di aver risposto in maniera scorretta, può tornare indietro e tornare a quella domanda lì. Certo, ma c'è anche un'altra possibilità, adesso rispondo alla 9, alla 10 non rispondo perché mettiamo che credo di aver risposto ma vado avanti e arrivo comunque a un riepilogo finale, quindi ancora da riepilogo posso scorrere tutte le risposte che ho dato. Naturalmente qui mi accorgo che mi manca la risposta, ma mettiamo che comunque mi sfugga e faccio fine, esce un messaggio di avvertimento, guarda, non hai risposto a una domande, sei sicuro di voler continuare e concludere il test? Faccio annulla, torno qui, vado a vedermi tutte, io so che è l'ultima in questo caso, ma magari potrebbe essere la terza, eccetera. E dove vedo che non ho risposto, vado a rispondere in questo momento. Ok, quindi c'è anche questo controllo, adesso ho fatto fine, vedete, ho risposto correttamente a 2 domande su 10. Quindi sono arrivato al 20%, non sono arrivato ovviamente all'80%. Qui potete scaricarvi un PDF con le risposte. Questo potrebbe essere utile, adesso l'ho scaricato perché magari la seconda volta che rifate il test vi interessa sapere come avete risposto la prima volta, potete farlo tranquillamente. Quindi vi scaricate questo PDF e poi da qui torno ai miei corsi dove vedete che ho il risultato del primo tentativo. Ma importante, qui cliccando su test, questa volta non parte più il test, ma c'è un report che mi fa vedere gli argomenti che ho sbagliato. Ecco, gli argomenti non sono le domande sbagliate, sono gli argomenti a cui le domande appartengono. Quindi può essere che questo argomento, gli ulteriori qua del nuovo modello, siano associati due, tre, o anche una sola domanda comunque. E lo stesso per quanto riguarda gli altri argomenti. Quindi so che devo andarmi a ripassare sulle slide, sul video, questi argomenti ai quali almeno una domanda l'ho sbagliata, per i quali almeno una domanda l'ho sbagliata. Inoltre, se non vi siete stampati il riepilogo delle risposte, ve lo potete comunque riprendere appunto da questa opzione che vi permette di riscaricare il PDF. Infine, naturalmente, potete proseguire col secondo tentativo. Ma a questo punto, diciamo, ho esaurito la dimostrazione di come effettuare questo test. Sapete quindi che se fallite il primo, vi conviene ripassare le slide in modo da essere preparati e stamparvi comunque il riepilogo delle risposte che avete dato la prima volta, in modo da affrontare il secondo tentativo con tranquillità. E vi ripeto ancora una volta. Esce anche quando si va qua col mouse al secondo tentativo, la data entro la quale dovete effettuare il test e superarlo è il 26 ottobre 2018. Sì, Basta, credo di aver detto tutto. scusa Gregorio, qui c'era Riccardo che diceva il test prevede alcune domande anche risposte multiple.
come hai visto, Riccardo, il test prevede solo risposte multiple, quindi tu hai sempre la domanda, hai quattro possibili risposte, a volte possono essere anche tre, a volte può essere invece che le risposte sono che devi dire vero o falso all'affermazione che fa la domanda, oppure devi rispondere sì, no. Quindi, ma sono sempre risposte in cui tu fai una scelta nella quale indichi la risposta corretta. Ecco, quindi non è niente di difficile. Adesso qui Gregorio ha scorso molto velocemente, ma poi quando lo farete vedrete che poi le domande sono inerenti a quanto è stato detto durante la lezione dell'avvocato Micheli, che poi trovate anche nelle slide. Per cui ribadisco quello che diceva Gregorio, se voi il test lo fate con le slide lì a fianco, dovreste riuscire a farlo con grande tranquillità senza nessun problema. Poi direi, ecco Gregorio, per concludere, se vogliamo di nuovo far vedere come fare a iscriversi al corso, perché mi sembra che poi dalle domande fatte molti potranno essere interessati a iscriversi al corso, per cui magari se glielo ricordiamo sarebbe Sì, opportuno. raccomando ancora una volta, qualsiasi dubbio abbiate, usate il forum. Quindi da qui sapete che dovete fare clic su Vai al forum del corso. Arrivate qua, vedete gli argomenti già pubblicati. Se non c'è nessun argomento che magari chiarisce i vostri dubbi, fate clic su Nuovo argomento e andate a mettere qui il titolo e la domanda estesa dell'argomento. Non andate a scrivere argomenti che riguardino il test, nel senso non andate a suggerire, guardate quella domanda lì, la risposta corretta è quella che ritenete voi. Naturalmente poi saremmo costretti a bannarvi dal forum e quindi non dovete assolutamente appunto scrivere le risposte corrette del test. Bene, a questo punto vi faccio vedere allora come si effettua l'iscrizione. Naturalmente andate sull'home page di corsigeometri.it, scorrete finché arrivate a trovare il corso. Il codice è 144, successioni, nuovo modello unico di dichiarazione. Un clic su programma e iscrizione. E come vi ho già fatto vedere all'inizio, qua potete andare a vedere il programma completo. Ripeto, io risulto già iscritto, ma se non fossi iscritto qua ci sarebbe il pulsante per iscrivermi, quindi schiacciando il quale vi sentirei tutti. Magari Gregorio, se vuoi sloggarti e far vedere come si fa, solo che bisogna registrarsi, vero? A meno che Proviamo, sì, è che devo, vediamo se è un login, registrazione, se è un login diverso, perché non mi ricordo. oppure potrei Vado on home page, vado giù, ecco qua 144, programma iscrizione. Ok, adesso ho il pulsante iscriviti al corso perché con questo login non sono appunto iscritto, quindi lo clicco. Qui escono i miei dati come iscritto. Dove ci sono gli asterischi dovete obbligatoriamente compilare, quindi nome, cognome, codice fiscale. E poi i dati di fatturazione, se siete singolo professionista, lasciate appunto schiacciate questo pulsante, altrimenti se siete una società, andate qui. E qua compilate sempre i dati obbligatori, cioè quelli con l'asterisco, come vedete. E a quel punto, se va tutto bene, potete proseguire con l'iscrizione. Però vi raccomando anche di iscrivervi alla newsletter per ricevere tutte le novità sui nostri corsi e i buoni sconto che sono riservati agli iscritti. Quindi un clic qui. Difatti, Gregorio, lì sopra, se vuoi accennare, ci sono due caselle, codice sconto, codice amico, perché noi facciamo ovviamente delle promozioni. Ad esempio, chi ha già seguito due dei nostri corsi ha uno sconto fedeltà, oppure codice amico vuol dire, ma lo troverete poi dopo nel sito, che se uno che ha già seguito dei corsi nostri invita un amico e l'amico si iscrive, un collega, il collega si iscrive. Sia il collega che chi gli dà il suo codice amico hanno uno sconto di 20 euro, ecco, per cui questo è abbastanza Quindi interessante. sì, se avete uno di questi codici, potete inserirli nella casella appunto codice sconto oppure codice amico e proseguire e otterrete quindi lo sconto che vi è stato assegnato. Quindi in questo momento proseguo con l'iscrizione.
L'iscrizione che cosa prevede? La scelta se pagare con PayPal o carta di credito oppure con bonifico bancario. L'iscrizione con PayPal o carta di credito è immediata, quindi una volta che proseguo con il pagamento sono già iscritto e posso già accedere alla pagina del corso, mentre l'iscrizione con bonifico comporta dei giorni di attesa perché devono essere comunque completate le transazioni bancarie e c'è anche un aggravio. Di spesa, vedete che carta di credito PayPal ha un prezzo mentre il bonifico ne ha uno superiore. Io adesso in questo momento uso il bonifico perché ovviamente non vado a pagare con carta di credito e poi il bonifico non lo eseguo naturalmente, quindi clicco qui. Vedete che la procedura è arrivata fino a questo punto, però mi avvisa che devo pagare con il bonifico. Qua trovate tutti i dati per effettuare il bonifico, l'intestatario, la banca, eccetera. Importante, nella causale mettete tutta questa frase qua, cioè iscrizione, corso 144 e questo è il vostro codice, quindi in questo caso il mio codice e questo naturalmente è il vostro codice fiscale, perché è quella che permette poi di associare il bonifico alla vostra iscrizione. Bene, qua ci sono tutte le altre istruzioni che potete seguire e una volta che avrete completato il bonifico. No, scusa Gregorio, Sì, no, scusa Gregorio, dimmi. rimani lì un attimo Dimmi, dimmi. perché volevo anche segnalare il fatto che lì, Adesso non mi lascia vedere. comunque lì, ecco, c'era, ma lo vedi anche qua se vai giù qui nel riquadro Lo vedi giallo. anche qua comunque. Sì, se uno lì non guarda attentamente, se vanno in profilo i miei corsi e ha scelto il metodo con bonifico, non ha ancora fatto il bonifico oppure l'ha fatto, però non sono ancora passati i giorni necessari. Vai, prosegui pure tu adesso, Gianni. Sì, no, volevo solo dire che appunto lì dove eri prima, quando hai scelto il pagamento col bonifico, c'era anche scritto, cosa che è scritto anche qui nella riga note in fondo, appena effettuato il bonifico, inviare copia del contabile via email e qui c'è l'indirizzo email dell'amministrazione, per cui se inviate la copia della ricevuta del bonifico, allora siete iscritti subito, altrimenti passano alcuni giorni perché bisogna che venga controllato che il bonifico sia arrivato, eccetera. Questo poi è anche il motivo per cui sul pagamento con bonifico chiediamo 5 euro in più, perché c'è tutta questa parte poi amministrativa che invece chiaramente con il pagamento con carta di credito tramite PayPal non c'è. Per cui c'erano delle domande ancora riguardante il test. Riccardo dice quante domande, no, questo forse non è Riccardo, è Nicola, dice: quante domande sbagliate sono ammesse sulla del test? Lo dicevamo all'inizio, ma lo ripetiamo, bisogna superare almeno l'80% delle domande corrette. Quindi in questo caso il test di 10 domande dovete rispondere correttamente ad almeno 8. Giuseppe diceva: ne approfitto per avere indicazioni per come correggere la mia username. L'ho fatto vedere prima Gregorio, devi entrare col tuo login e poi vai sul menu profilo. E poi l'opzione è il mio profilo, ecco quello che sta facendo vedere adesso Gregorio. Entri lì dentro e vai a modificare tutti i dati che ritieni di dover modificare, e poi devi in fondo cliccare il bottone modifica per memorizzare. Ecco, attenzione, attenzione adesso qua nel mio account che ho usato nuovo rispetto a prima, mancano delle informazioni con l'asterisco. Quindi se non inserisco questa informazione qua, non mi permette di, vedete che c'è il divieto, non mi permette di salvare. Quindi se vedete il divieto è perché mancano dei dati, appunto, obbligatori. Mi raccomando, se anche comunque volessi premere, non succede nulla, non riesco infatti, vedete che mi dice compila questo campo. Ok, Sì, credo che abbiamo detto un po' tutto. direi che abbiamo detto tutto. Questo seminario doveva durare un'ora, è durato più di due, ma ovviamente ne abbiamo mangiata una o quasi con le spiegazioni, e purtroppo questo è inevitabile quando c'è un seminario così di una data unica. Però ecco, speriamo che vi sia servito, che vi sia soprattutto servito per avere una panoramica sul modello unico di dichiarazione sulle successioni, e mi auguro poi di ritrovarvi tutti quanti al corso.
Quindi io vi saluto, vi auguro una buona serata e poi passo ai saluti a Gregorio e all'avvocato Micheli. Buona serata a tutti. Speriamo di vederci, anzi di sentirci. Sì. Ok, allora di nuovo buona serata a tutti e alla prossima.